Vedo che ci sono circa 115 partecipanti. Chi volesse Anche intervenire? di più, siamo a 130 adesso. Quindi chi volesse intervenire ed è abilitato in questo momento come utente esterno può alzare la mano e in quel caso verrà abilitato ad accendere anche il microfono. È comunque in programma al termine della prima parte di lezioni di abilitare tutte le persone presenti in questo canale ad interagire attraverso la chat, però appunto solo nella seconda parte della sessione. Lascerei ancora qualche minuto per avere un ritorno anche della diretta streaming e poi possiamo cominciare. Bene, vedo anche la professoressa Maria Chiara Tosi, allora cominciamo. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Luca Nicoletto e sono un dottorando in urbanistica della scuola di dottorato dell'Università IUR di Venezia. Insieme a me ci sono i miei colleghi Alessia Francese, Andrea Fantina e Giacomo Magna Bosco e vogliamo darvi il benvenuto in quest'aula virtuale alla Masterclass The City as a Renewable Resource. In particolare vorremmo dare il benvenuto ai nostri ospiti che ci accompagneranno durante questa prima sessione di discussione. Filippo Barbera, Michelangelo Russo, Gabriele Pasqui, Ilda Curti e Simone Rusci. Grazie per aver accettato il nostro invito e per la disponibilità a condividere con noi le riflessioni intorno a un tema per noi cardine nelle nostre esplorazioni del dottorato. La masterclass rientra tra le attività della Scuola di Dottorato dell'Università IUR di Venezia, del Curriculum di Urbanistica, che è coordinato dalla professoressa Maria Chiara Tosi, insieme ai professori Lorenzo Fabian, Viviana Ferrario, Stefano Munarin, Paola Viganò e Enrico Formato dell'Università Federico II di Napoli e Federico Zanfi del Politecnico di Milano. Passerei ora la parola alla nostra coordinatrice, la professoressa Maria Chiara Tosi. Beh, grazie, grazie a voi, soprattutto a voi quattro che vi siete veramente spesi moltissimo per arrivare a oggi. È una masterclass che si colloca, come giustamente ricordava Luca, in una tradizione ormai lunga di masterclass organizzate da questo corso di dottorato, da questo ambito di ricerca, il dottorato in urbanistica. Quando è stato rifondato questo dottorato nel 1996, nel suo programma prevedeva proprio questa attività. Sono andata a rileggermi proprio per questa occasione il programma che era stato scritto da Bernardo Secchi all'epoca. E la cosa interessante che lui insomma, sottolineava è che insomma, i risultati di un corso di dottorato non possono limitarsi alla sola costruzione di tesi di dottorato, tesi che possano ambire poi a essere dei buoni prodotti editoriali anche. Appunto, scrivendo questo, diceva, l'idea è quella che un corso di dottorato debba assomigliare insomma, sul modello degli istituti per studi avanzati anglosassoni, debba assomigliare più a questi istituti dentro i quali si produce ricerca, oltre che produrre tesi di dottorato, che la ricerca non sia schiacciata solo ed esclusivamente sulle tesi di dottorato e che attività collettive di ricerca svolte assieme ai dottorandi potessero costruire un deposito di riflessioni, di ricerche in parte iniziate, in parte anche non completamente sviluppate, che rimangono in qualche modo in eredità all'università che le ospita. E in fondo le masterclass che questo corso di dottorato ha organizzato fin da allora hanno sempre avuto un po' questo obiettivo, quello di far collaborare, di essere attività collettive tra dottorandi
con percorsi non sempre coincidenti, anzi molto spesso lontani anche tra di loro, con percorsi che condividevano alcuni aspetti, alcuni frammenti delle loro ricerche per la tesi di dottorato, ma che proprio dalla convivenza forzata per alcuni periodi riuscivano a produrre esiti interessanti. Appunto, abbiamo organizzato numerose masterclass, quello che solitamente facciamo, e questo lo dico così chi partecipa è già stato avvisato, ma lo ribadisco, poi chiederemo di scrivere le riflessioni che ci proponete durante la masterclass, che andranno ad alimentare la collana di pubblicazioni, quaderni di dottorato. Questo è il primo che è stato pubblicato qualche decennio fa, nel 2001, appunto quaderni che raccolgono un po' queste riflessioni. E l'aspetto interessante in particolare di questa masterclass, che come forse i dottorandi vi avevano raccontato anche invitandovi, ha avuto una gestazione molto lunga, perché forse un anno e mezzo, forse due, che se ne parla, era stata prevista prima del Covid, è stata riaggiornata in seguito e poi insomma siamo arrivati a oggi, ma questo tempo non è stato un tempo inutile, lasciatemi dire, ne abbiamo discusso molte volte durante le nostre sessioni di dottorato, sono sempre state sessioni piuttosto importanti, sono stati quasi dei micro seminari attorno ai temi che loro ci hanno proposto. La struttura che oggi noi vediamo di questa masterclass è veramente come una sorta di, cioè il rapporto tra la masterclass e la struttura che loro hanno lentamente elaborato, rielaborato, quasi come Penelope, costruendo e decostruendo e ricostruendo, è un po' il rapporto tra l'arco e la centina, mi verrebbe da dire. Oggi non la vediamo quella centina, ma è stata una centina che è stata costruita con grande fatica intellettuale e anche con una grande generosità, devo dire, da parte dei quattro dottorandi che si sono messi in discussione, che hanno messo in discussione anche le loro stesse ricerche, cercando di costruire una struttura che rendesse legittima anche il tema che stavano proponendo. Quindi, insomma, una masterclass emblematica, forse, come lo è tutto questo momento che stiamo vivendo, ma che trovo che sia stata, voglio dire, almeno fino a qua, fino a questo punto, prima che inizi, è stata comunque un'occasione molto fertile che ha prodotto molta riflessione. E questo mi sembra già un punto di grande interesse. Dico solo un'ultima cosa, poi lascio la parola che la masterclass inizi veramente sul tema. Trovo che aver riportato l'attenzione su una categoria come quella di risorsa, aver riportato l'attenzione su questa categoria sia veramente quanto mai necessario e importante. Una categoria, un concetto che talvolta è stato insomma al quale abbiamo fatto riferimento in maniera eccessivamente ridotta e che forse questa masterclass ci consente in qualche modo di invece di tornare a guardare con un occhio un po' critico, forse recuperando in parte anche una riflessione che Giuseppe De Matteis, proprio a una delle nostre masterclass di ormai 5 o 6 anni fa, proponeva, quando appunto ci ricordava un doppio significato, e un doppio significato molto ambivalente in qualche modo del concetto di risorsa. Da un lato appunto risorsa come qualcosa che si trova, risorsa come una dotazione, un giacimento, qualche cosa di immobile che possiamo solo utilizzare, e dall'altro invece risorsa come un costrutto, come esito di un processo progettuale, come esito di un processo di immaginazione, come esito di una,
di un rapporto virtuoso all'interno dello spazio urbano. Mi pare che insomma, la riflessione che ci viene proposta da questa masterclass ci consenta di ritornare su questo concetto e di riempirlo di un significato che contribuisce a rendere operativo nuovamente in un contesto modificato, cambiato, proprio questo concetto. Io mi fermerei qua e ringrazio nuovamente i nostri quattro giovani ricercatori. Grazie alla professoressa Tosi, anche per appunto il prezioso supporto e contributo di tutti, insomma, di tutto il collegio e anche i nostri colleghi, altri dottorandi del curriculum di urbanistica della scuola di dottorato. E, abbiamo pensato di cominciare appunto questa masterclass introducendo molto brevemente le nostre ricerche da cui siamo partiti e quindi di presentarvi l'impalcato di questa masterclass. Lascio la parola ad Andrea Fantin, quindi. Grazie Luca, buongiorno a tutti, sono Andrea Fantin, dottorando del 34° ciclo della scuola di dottorato appunto dello UAB. La mia ricerca ruota attorno al rapporto storico dicotomico tra l'acqua che divide, quindi principio generatore di spazialità di governo, ed il bacino idrografico inteso come quella unità ecologica fisica che deve essere considerata nella sua completezza. Partendo dunque dalla riconoscibilità del bacino idrografico come unità fisica inscindibile, così viene descritta e regolamentata a partire dal 1989 con la legge numero 183 in Italia, la ricerca si prefigge l'obiettivo della prefigurazione della sezione di valle come modello di supporto per la descrizione e lettura del territorio odierno italiano, di conseguenza come l'idea portatrice di un forte pensiero progettuale e critico ad oggi largamente dimenticato. Ed ecco perché la genesi di un'idea, la storia di un'idea, è la sezione di valle. Passo la parola alla mia collega Alessia Francese. Grazie Andrea. Io sono Alessia Francese e la mia ricerca di dottorato si occupa della transizione dalla città collettiva alla città collaborativa. La ricerca osserva la relazione tra il patrimonio di attrezzature collettive ereditate dal decreto sugli standard urbanistici e le pratiche di cura che riattivano questi spazi in un quartiere della periferia est di Napoli, Ponticelli. Gli spazi osservati sono genericamente definiti come pubblici, ma possiamo in realtà costruire delle geografie complesse e stratificate che prendono in considerazione una pluralità di attori, norme, fondi, pratiche che generano dei conflitti intesi come impedimenti alla loro valorizzazione. L'esplorazione si focalizza su alcune questioni che vengono intese come lenti di osservazione del territorio. I diritti costituzionali che gli spazi e le pratiche possono assicurare o negare, la dimensione collettiva che consente di passare dall'astrazione dei diritti alla materialità dei bisogni, come direbbe Stefano Rodotà, e la questione proprietaria, intendendo la categoria di comune quella in grado di superare la dicotomia pubblico-privato verso una dimensione non proprietaria. La tesi si serve dello strumento dello scenario, inteso come strumento esplorativo del futuro, per l'emancipazione degli usi civici e collettivi, ovvero di uno strumento normativo che a Napoli è riconosciuto per la gestione dei beni comuni emergenti, e l'obiettivo è quello di poter esplorare questo strumento per la revisione del progetto urbanistico nel paradigma della rigenerazione urbana. Passo la parola adesso a Giacomo, grazie. Buongiorno, sono Giacomo Magnabosco, sono un dottorando iscritto al 34° ciclo del curriculum di urbanistica e sto conducendo una ricerca sulla tematica dell'adattamento, nella fattispecie l'adattamento ai cambiamenti climatici, e sto utilizzando il territorio veneto un po' come un prisma per leggere questa metafora biologica proveniente da una lunga tradizione di metafore ereditate dalla biologia come strumenti di side tracking tra una scienza molle e una scienza ibrida come l'urbanistica, e utilizzo questa metafora appunto per mettere in tensione il territorio veneto attraverso la storia che lo costruisce, attraverso le scale
e attraverso le dimensioni, differenti dimensioni che questa metafora sollecita, appunto delle dimensioni puramente spaziali, delle dimensioni più processuali e delle dimensioni più comportamentali, intese come più politiche e di stili di vita che in qualche modo possono portarci a un cambiamento. Il focus principale dal punto di vista tematico appunto guarda ai territori individuati dall'infrastruttura dell'acqua, con particolare attenzione alle ricadute positive e negative che queste infrastrutture possono avere sul comparto ecologico e sugli aspetti paesaggistici che rappresentano il paesaggio. Passo la parola a Luca Nicoletto. Grazie Giacomo. La mia ricerca di dottorato guarda alle trasformazioni urbane e ai processi di rigenerazione urbana. Mi interrogo se nell'attuale cambio di paradigma, dove la città non si espande ma si riscrive, ci sia una teoria emergente sulla riscrittura. Una teoria intesa come costrutto, come impalcato operativo, per orientare le trasformazioni in cui la città si rifà e si produce non con l'approccio della tabula rasa, ma a partire da quello che già c'è. Nella tesi seguo due percorsi di ricerca. Da un lato guardo alle radici dell'espressione rigenerazione e alle diverse stagioni dei processi di riscrittura nel progetto urbanistico, con attenzione alle parole, alle forme discorsive, alle altre teorie attorno alla riscrittura. Cito solo qualche passaggio in questa linea del tempo, tra cui appunto la Renovatio Urbis di Manfredo Tafuri, le questioni sulla conservazione, la salvaguardia o la teoria della modificazione di Gregotti negli editoriali di Casabella degli anni Ottanta. Allo stesso tempo osservo il presente, di cosa parliamo quando parliamo di rigenerazione urbana oggi, a partire dalla stagione italiana dei programmi complessi, che per me è uno snodo significativo nei modi di fare progetto urbanistico, e attraverso esplorazioni di alcuni progetti nel territorio veneto che provo a smontare, a scomporre, a osservare nei loro meccanismi da un lato, ma anche nel loro deposito fisico, e guardo a quelle trasformazioni in corso che interpretano la città-territorio ereditata e stratificata come un palinsesto e un patrimonio di capitale umano, di materie e risorse che sono nuovamente interpretabili. Lascio la parola ad Alessia. Bene. Grazie Luca. Quindi, come emerge da questi brevi racconti, nella diversità dei temi e nelle specificità dei territori osservati nelle rispettive indagini di ricerca, le nostre riflessioni confluiscono su un'ipotesi di fondo, la città intesa come risorsa, questione che attraversa in modi differenti ma sempre attinenti le nostre indagini. Ma l'ipotesi dello spazio risorsa, che si solleva dai percorsi nelle nostre esplorazioni, registra una particolare inerzia e resistenza al cambiamento. Dopo un lungo periodo in cui il paradigma della crescita e dell'espansione ha dominato la progettazione dello spazio, stiamo affrontando una transizione verso un ciclo in cui la città-territorio riscrive se stessa, tema già ampiamente sviscerato da precedenti ricerche, una tra tutte quella del PRIN Recycle Italy. Assumendo lo spazio esistente come una risorsa limitata, vorremmo discutere della necessità di una reinterpretazione, non nuova quindi, ma comunque radicale, dello spazio, inteso come palinsesto di tracce, flussi e cambiamenti, esplorando nuove forme descrittive e intenzioni proiettive per visioni future. La masterclass propone di indagare il ruolo dello spazio urbano, ereditato dalla stratificazione di azioni, pratiche, progetti e politiche precedenti, come una risorsa con cui l'urbanistica oggi però è in relazione critica. L'ipotesi che proponiamo di discutere recupera lo spatial turn di cui parlava Soja nel 2010. Poggia sulla centralità dello spazio nel mondo contemporaneo, guarda lo spazio fisico come la risorsa, una risorsa limitata, finita, ma che include potenzialità di rinnovamento che le politiche e le pratiche tendono a tralasciare, spostando il fuoco dei fenomeni di trasformazione del territorio su aspetti socio-tecnocratici. Vorremmo cominciare questa breve presentazione assumendo un significato più attuale della definizione di urbano. Nella direzione di una teoria urbana senza un fuori, se le impronte della città sono dovunque in ogni cosa, se le città sono solo una delle forme di urbanizzazione, devono essere lette come luoghi che evolvono in maniera dinamica, come arene di più ampi processi socio-ecologici, facendo riferimento ad un'ampia letteratura che va da Brenner ad Amine Trift ad Harvey. Riprendendo una citazione della professoressa Viganò, se le città non sono considerate parte integrante di un unico sistema naturale, non potremmo capire le profonde relazioni che la città ha con il resto.
È diffusa la consapevolezza della necessità di superamento del paradigma della modernità, che in un processo idealmente illimitato ha prodotto la città secondo modelli di crescita, espansione e consumo non più praticabili e sostenibili. Le stanze della transizione ambientale, energetica e socio-economica spingono ad una riflessione sull'efficacia e sulle potenzialità di un paradigma diverso, che attraverso processi di riscrittura dell'esistente guarda lo spazio costruito come una risorsa rinnovabile. In questo cambio di paradigma ci sembra interessante ragionare sulle implicazioni della dimensione fisico-spaziale e del ruolo del progetto urbano, le relazioni e le stanze che sollevano, i conflitti che generano. La città-territorio, la forma contemporanea della città, non è da considerarsi solo un problema ma una risorsa, ma è ancora interpretata così, continua a essere interpretata come un problema. In una cornice metabolica la città è vista come consumatrice, dissipatrice e parassita di risorse naturali. In una cornice ecologico-ambientale la città è vista come fonte di inquinamento, infrastruttura anti-ecologica. In una cornice rigenerativa la città è attanagliata da sistemi burocratici e normativi obsoleti e rigidi che ne impediscono la trasformazione. Lo stato di deperimento dell'ambiente costruito rende l'oggetto urbano un mero costo di gestione. Ma, riprendendo la frase iniziale, la città-territorio, la forma contemporanea della città, non è da considerarsi solo un problema ma una risorsa, in questa direzione lo spazio fisico naturale antropizzato, nella prospettiva quindi di una città così intesa, è da considerarsi un capitale che possiamo declinare secondo diversi ambiti. Il capitale si manifesta ad esempio nell'energia grigia che contiene e nei valori d'uso che genera, facendo riferimento al patrimonio costruito ereditato dal paradigma dell'espansione, spesso sottoutilizzato o dismesso, nel ruolo di supporto per pratiche sociali quotidiane, nelle reti di collaborazione in grado di valorizzarne il capitale patrimoniale o nella precaria ma fondamentale relazione dinamica che lega l'infrastruttura ecologica ai fenomeni climatici. Infine, la risorsa è anche l'insieme di competenze e strumenti di indagine in grado di leggerne le risorse e i flussi che attraversano la città. Lo spazio è un palco sociopolitico, lo specchio di sistemi di potere imperanti. Risulta quindi fondamentale osservare lo spazio per individuare i paradossi di questa risorsa, che si manifestano sotto forma di questioni di accesso e quindi di ineguaglianza. Potremmo dire, citando Sassen, che le trasformazioni spaziali hanno profonde e significative implicazioni per l'equità, la democrazia, i diritti. Se da un lato, riprendendo di nuovo le parole di Saskia Sassen, possiamo dire che il fenomeno di trasformazione dell'esistente mostra nuove geografie definite dal capitalismo estrattivo, che rende lo spazio urbano incredibilmente omogeneo secondo una dinamica deurbanizzante, d'altro canto le istituzioni pubbliche mostrano un'incapacità in termini di cultura urbana, competenze e di reperimento di fondi per assicurarne una razionalità anche in termini spaziali. Inoltre, forme di protagonismo sociale raccontano di storie di resistenza e forme alternative di città, che però solo in situazioni radicali manifestano una dichiarata impronta politica di contrasto alle speculazioni e di affermazione dei diritti fondamentali. Sempre più frequentemente sono azioni di cura, finalizzate al miglioramento delle condizioni ordinarie di vita quotidiana, che hanno fievoli ricadute spaziali. Queste condizioni mostrano i limiti e i disagi nel riuscire ancora a sostenere l'ipotesi della città come risorsa. Possiamo affermare che dalla scala globale a quella di quartiere, dalla dimensione istituzionale a quella informale, le relazioni di potere tra gli attori in gioco manifestano sullo spazio conflitti e rivalità a volte latenti, che l'inerzia fisica evidenzia come indicatore di giustizia spaziale. In questa cornice, l'ipotesi della città come risorsa rinnovabile porre lo spazio fisico come la risorsa principale che ereditiamo da processi che ci hanno preceduto, acquisisce nuovamente senso e valore. Quindi, assunta l'ipotesi della città come risorsa rinnovabile e considerati anche i limiti e i conflitti che genera, vogliamo introdurre le lezioni dei nostri invitati, ponendo delle domande che possano contribuire ad aprire un dialogo sulla posizione assunta, piuttosto che determinarne una soluzione. La masterclass è stata concepita individuando tre nuclei principali intesi come parole chiave: risorsa, progetto, spazio, che danno il titolo alle tre sessioni in cui è suddivisa. Ogni sessione è anticipata da una domanda: la città è una risorsa rinnovabile? Lo spazio è ancora rilevante? Come si modifica il progetto urbano? In questa prima sessione, risorsa, vorremmo quindi stressare e mettere alla prova la nostra ipotesi di partenza, ovvero la città è una risorsa rinnovabile? Bene, passo la parola adesso a Luca, che presenterà
brevemente i nostri ospiti. Grazie. Grazie Alessia. Siamo molto contenti oggi di accogliere le lezioni del professor Filippo Barbera, che è professore di sociologia economica presso il Politecnico di Torino e parte del collettivo per l'economia fondamentale, membro del Collegio Carlo Alberto. Poi ci sarà a seguire la lezione del professor Gabriele Pasqui, professore urbanista e direttore del DASTU del Politecnico di Milano, laureato in discipline economiche e sociali e in filosofia e dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio. A seguire la lezione del professor Michelangelo Russo, che è professore di progettazione urbanistica e direttore del DIARC della Università Federico II di Napoli e precedentemente presidente nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, della SIU. Abbiamo poi il piacere di ospitare come discussant degli interventi che ci aiuterà ad animare la discussione al termine delle lezioni Ilda Curti, docente, formatrice ed ex assessore della città di Torino, esperta di politiche comunitarie, sviluppo locale e politiche di rigenerazione urbana, e Simone Rusci, architetto e ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Pisa, che si è occupato di rigenerazione urbana e della questione della rendita nelle trasformazioni urbane. Introduco brevemente la struttura di questa masterclass, che è pensata in tre momenti. Il primo con tre slot di lezioni di 30 minuti ciascuna, un secondo momento appunto di critica e domande che prevede degli interventi di 10 minuti e infine l'apertura della discussione finale di circa 30 minuti, 20-30 minuti. Passiamo quindi la parola al professor Filippo Barbera per la prima lezione. Grazie. Prego professore, può condividere anche lo schermo? Sì, adesso vado. Allora, intanto buongiorno, grazie per l'invito. Eccomi qua. Ok, vedete, sì. Preciso solo che sono professore, sì, di sociologia economica, ma all'Università di Torino, non al Politecnico di Torino. E sono effettivamente membro del Collegio Carlo Alberto. Bene, allora, intanto appunto grazie per l'invito. Allora, il tema che provo a sviluppare in questa breve comunicazione, che credo sarà anche inferiore alla mezz'ora, spero di stare nei 20 minuti, riguarda, diciamo così, i rapporti tra economia fondamentale e città e territorio, diciamo in via preliminare utilizziamo l'accezione città metropolitana, anche se vedremo che il tema è un po' più sfaccettato e complesso. L'idea è di andare attraverso questi cinque temi che hanno una estensione diversa, una brevissima introduzione a cos'è l'economia fondamentale, il rapporto tra economia fondamentale e innovazione sociale radicale, non innovazione sociale tout court, ma innovazione sociale radicale nelle città e nei territori, il rapporto tra economia fondamentale e, diciamo, piani strategici urbani, quindi l'economia fondamentale come tema unificante, come tema costitutivo della pianificazione strategica o comunque del futuro delle città, un breve focus sul caso di Barcellona e poi qualche indicazione per la ricerca dal mio punto di vista, appunto dal punto di vista sociologico, spero possa interessare chi ci ascolta. Allora, le fonti, la fonte principale è questo fortunato libro che molti di voi conoscono, che è uscito in edizione inglese per Manchester University Press, Foundational Economy, e poi ha avuto insomma tre traduzioni in italiano per Einaudi, in tedesco una traduzione che ha vinto un importante premio, il premio della Mattofer Foundation, e poi più di recente, da qualche mese, insomma, una traduzione portoghese. Credo che siano in corso un altro paio di tentativi di diciamo così di divulgazione di questo tema. Il tema e il programma di ricerca ha dato luogo a un collettivo, il collettivo per l'economia fondamentale, che vedete a questo indirizzo, è un collettivo internazionale che ha, diciamo, tra i propri obiettivi ovviamente quello dello sviluppo della ricerca scientifica, fortemente interfacciato con, diciamo così, la valenza pubblica, quindi l'influenza sulle politiche pubbliche e sul discorso politico. Ecco. Questa è la prima fonte. La seconda fonte, che
immagino molti di voi conoscano, è di nuovo è il tema, cioè sono i temi sviluppati dal gruppo, anche qui un altro collettivo che è diventato un'associazione vera e propria, che vedete l'indirizzo in alto a sinistra, Riabitare l'Italia, il primo libro curato da Antonio, dall'amico Antonio De Rossi, lui sì, professore al Politecnico di Torino, e il secondo contributo, Manifesto per riabitare l'Italia, a cura di Mimmo Cersosimo e Carmine Donzelli, due testi, diciamo così, portano questo messaggio che cercherò di intersecare col tema dell'economia fondamentale. Per riabitare abbiamo in programma, ve lo anticipo, un testo il cui titolo è Metro Montagna, che curiamo io e Antonio De Rossi e la cui uscita è prevista per l'estate, diciamo, di quest'anno, se tutto va bene. Anticiperò alcune cose, ma proprio poche, perché insomma i testi sono in corso di scrittura e non ho ancora, diciamo così, la cassetta degli attrezzi piena. Ho solo la cassetta degli attrezzi, ma è vuota. Va bene. Allora, cos'è? Primo punto, cos'è l'economia fondamentale? Fondamentale intanto è la traduzione sbagliata, volutamente sbagliata, e che conosciamo essere sbagliata, diciamo, di foundational economy. No, foundational è di base, la traduzione giusta, corretta è sarebbe economia di base. Però l'abbiamo tradotto come economia fondamentale, perché fondamentale richiama l'importanza, richiama le fondamenta, i fondamenti, quindi la base. Vedremo perché voi, come dire, siete urbanisti e quindi non vi devo spiegare la rilevanza di questa metafora, insomma. Cos'è l'economia fondamentale? È fondamentale in quanto è vicina alle persone, cioè produce quei beni e quei servizi che definiamo mundane, banali, cioè dati per scontati, non nel flusso della vita quotidiana, che noi, come dire, come cittadini, come appartenenti in quanto cittadini o in quanto fruitori di diritti di cittadinanza in una data collettività, diamo per scontato, diciamo, l'accesso a questi beni. Questi beni, questi servizi hanno tre caratteristiche: sono necessari alla vita quotidiana, con una variabilità ovviamente storica, contestuale. Ciò che è necessario nel contesto A, al tempo T, può non essere necessario nel contesto B, al tempo T più 1, sono consumati, fruiti dai cittadini in maniera tendenzialmente svincolata dal reddito, e sono distribuiti attraverso reti e filiali, cioè potenzialmente sono, come dire, territorializzati o territorializzabili. Arrivano tutti, sperabilmente, persone e famiglie attraverso reti, connessioni, insomma, no? Infrastrutture che da un punto di vista sociologico sono, noi definiamo come infrastrutture, diciamo, di cittadinanza, infrastrutture che permettono la fruizione, il godimento dei materiali, diciamo, delle libertà che ineriscono i diritti di cittadinanza. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di settori che vanno vari, molto vari, un modo, come dire, laterale, no? Ti fa fare un passo di lato e ti richiede di classificare quello che fino a ieri avevi classificato in un certo modo, in un altro modo. Sono lenti analitiche, lenti concettuali, se vogliamo. Quindi settori diversi, che vanno dalla produzione e distribuzione di cibo, servizi sanitari, di cura, istruzione, trasporti, energia, acqua, gas, telecomunicazioni, raccolta e trattamento dei rifiuti. Poi più avanti distingueremo appunto tra material and providential foundational economy, la parte, diciamo così, materiale, e la parte più nota relativa a, che chiamiamo providential, diciamo, che relativa alle politiche sociali, al welfare, insomma. Principi di riferimento, perché la base, dicevo, l'idea è, come dire, che l'economia sia divisa in zone. Ecco, qui io sono un sociologo economico e il tema è sfidante, perché noi sociologi economici siamo sempre stati abituati a pensare in termini di diversità dei principi o dei modelli di regolazione. Ecco, Polanyi, se vogliamo, ma anche tutta la political economy, Bagnasco, reciprocità, redistribuzione, scambio e quant'altro, Streeck e via dicendo. Qui invece sì, come dire, il tema sono le zone. Allora, come le zone, economia elementare, nel linguaggio di Brodel, mercato, prezzi e scambio, e capitalismo in senso proprio, potere, grandi players, intersecano le zone, è un tema che varrebbe la pena sviluppare. L'altro principio di riferimento è che, come dire, una cattiva regolazione dell'economia fondamentale, per cattiva si intende
nell'accezione originaria, una, come dire, estrema finanziarizzazione dell'economia fondamentale, ma anche un'eccessiva consegna ai, diciamo così, ai modelli e ai principi di regolazione di mercato, provoca delle dinamiche di disconnessione. Anzitutto una disconnessione dal processo produttivo distributivo, cioè logiche, diciamo così, di rendimento del capitale attraverso canali finanziari divaricano lo spazio tra l'economia reale e l'economia finanziaria. Una disconnessione dalla multidimensionalità del valore, qui appunto ci sarebbe da parlare a lungo, ma l'idea è quella contenuta nel penultimo libro di Mazzuccato, Il valore di tutto, il valore è multidimensionale. Una disconnessione dallo spazio organizzativo, l'irrilevanza, diciamo così, dei produttori rispetto agli altri soggetti economici del processo e della catena del valore, quindi si massimizza, come dire, la funzione di utilità e dell'attore più forte, fregandosene sostanzialmente degli attori più deboli, e una disconnessione dal lavoro che diventa, diciamo, che passa dall'essere una soggettività partecipe e conflittuale dell'azione economica a una voce di costo da ridurre. Gli ambiti di analisi dell'economia fondamentale, per finire questa prima parte definitoria e concettuale, sono, come dicevo, le attività tradizionalmente private, le attività privatizzate o in corso di privatizzazione, ma che possono essere ripubblicizzate, e attività tradizionalmente gestite da istituzioni pubbliche. Una seconda evoluzione dell'idea di economia fondamentale gioca, diciamo, su questa quadripartizione che distingue tra l'economia tradable, quindi l'economia competitiva, i settori high tech e competitivi, l'economia trascurata, overlooked, che identifichiamo con la piccola media impresa artigiana, con servizi alla persona a basso valore aggiunto, ad alta intensità di lavoro, l'economia fondamentale material e providential, quindi materiale, le reti infrastrutturali in senso stretto, e providential, welfare, politiche sociali, e poi l'economia familiare comunitaria, quella, diciamo così, nel linguaggio polaniano, regolata da meccanismi di informalità e di reciprocità. Piccolo flash, diciamo, rispetto a una cosa che ho in corso, che ho appena iniziato, ma che ci tenevo a farvi vedere perché abbiamo finito di elaborare i dati ieri. Come, diciamo, i diversi territori italiani si posizionano, si articolano rispetto all'economia fondamentale? Beh, noi ci aspettavamo di trovare forti differenze nell'economia fondamentale in senso stretto, no? Vedete, per riga, material e providential, qui abbiamo confronto tra centri e aree interne, quindi, diciamo, tra centri dotati dei servizi i servizi di cittadinanza, scuola, trasporti e ospedali, e le aree lontane da questi servizi, no? Sapete di cosa sto parlando, immagino. Ci aspettavamo di trovare differenze nelle prime due righe, in realtà, come vedete, no, la somma di material e providential per centri e aree interne non è così diversa, anzi qui siamo intorno al 27-28% in tutti sia nei centri che nell'area interna. Quello che cambia è, e su questo lavoreremo, l'economia overlooked e di conseguenza tradable, no? I centri hanno molto più di tradable e molto meno di economia trascurata, e al contrario le aree interne ci sono 10 punti di differenza. Quindi questo, come prima, diciamo, elemento di tipo empirico. Che rapporto ha l'economia fondamentale con la città? Beh, detto in estrema sintesi, l'idea è di spostare l'attenzione dalle politiche di competitività e attrazione, no? Quelle che abbiamo conosciuto, insomma, i piani strategici di cui anche Torino, non solo Torino, negli anni, da metà degli anni 90 in avanti, high tech, inizio metà anni 90 in avanti, high tech, capitale umano, ora industria 4.0, anche verso quei settori quotidiani o protetti e dipendenti, fortemente dipendenti dalla domanda locale, ma che costituiscono, come dire, in qualche modo, come dicevo, l'infrastruttura della cittadinanza sociale. Il riferimento teorico è Brodel, caveat, attenzione al rapporto tra zone, Brodel, e modelli o principi di regolazione, per, ad esempio, per come articolati nel volume, nello storico volume di Carlo Trigilia, Sociologia economica. Di che settori parliamo? Settori che hanno un valore aggiunto variabile, in alcuni casi basso, in altri alto, tendenzialmente non competitivi o in qualche modo protetti, se non finanziarizzati dalla concorrenza internazionale, una forza lavoro con livelli di istruzione medio-bassi, ma in prospettiva crescenti e più alti, pensiamo al tema delle infrastrutture verdi o delle infrastrutture sociali anche, o della green economy in generale, che impegna una buona parte del budget familiare. Noi spendiamo molto i nostri soldi nell'economia fondamentale, che è usato da tutti e che, come ho detto, spesso è impropriamente sottoposto a regolazione di mercato o finanziarizzato con una logica, diciamo così, di valore per gli shareholder, insomma, per i possessori del capitale.
Che conseguenze ha l'economia fondamentale per la città? Beh, l'idea, detta in estrema sintesi, è quella di provare ad andare, come dire, di superare quest'idea, no, che le città siano in competizione in una gara di bellezza che dà luogo a dei ranking. Uno. E due, anche superare l'idea che, come dire, sì, ci servono politiche, policies di un certo tipo, ma ci servono soprattutto, come dire, modelli di innovazione sociale radicale nei modelli di business delle politiche pubbliche. Questo è un punto che al collettivo sta molto a cuore, che io quindi mi sento di enfatizzare. L'idea non è tanto avere più politiche sociali, meno politiche, certo è anche quello, ma il punto è quali sono i modelli di business di queste politiche, e quindi come, diciamo così, la mobilitazione politica, le pratiche di riconnessione e l'apprendimento incrementale può generare nuovi modelli di business che supportano certe politiche. Certamente guardando con interesse all'innovazione sociale, ma con l'attenzione, su questo ho scritto un libro che si intitola Innovatori sociali, la sindrome di Prometeo nell'Italia che cambia, con Tania Parisi, pubblicato per Il Mulino, che, come dire, il valore aggiunto analitico del concetto di innovazione sociale è molto basso, le pratiche sono interessanti, ma il concetto è un po' una via di mezzo tra il tofu e il polpettone. E quindi, come dire, attenzione a invocare, no, l'innovazione sociale come soluzione a queste pratiche, a queste esigenze, diciamo, di innovazione sociale radicale, perché il bisogno non spiega la presenza, no? Quindi attenzione a quella che i sociologi chiamano giustamente la trappola funzionalista, ma guardare piuttosto alle configurazioni, alla variabilità delle configurazioni locali di attori, meccanismi e processi che rendono o non rendono possibile in diverso spazio-tempo, diciamo, il dispiegamento delle tecnologie sociali, delle alleanze, delle azioni collettive, delle convenzioni di qualità che strutturano, come dire, esperimenti di innovazione sociale radicale nell'infrastruttura economica della cittadinanza. Città, certamente ho detto città e piani strategici, con un'attenzione nel nostro paese, e qui è il tema di riabitare, al policentrismo. Insomma, no, quando parliamo di territorio in Italia parliamo di un territorio ampio, diversificato, policentrico, dove queste tematiche non devono e non possono essere declinate solo a livello dei grandi conglomerati urbani, ma a livello appunto di spazi policentrici che tengono insieme città grandi poche, città piccole tante, città medie, molte, campagne, distretti produttivi in crisi, campagne di spopolamento, coste, montagne di mezzo, fondovalle, via dicendo. Cioè i temi che esploriamo in riabitare, sui quali non entro, ma che vi faccio vedere solo così come flash, i temi cari alla strategia nazionale all'interno e all'idea delle, come di N Italia in contrazione, che esploriamo appunto nei due volumi che ho citato. Ma anche temi che appunto qualificano questa prospettiva che ho detto essere al centro del lavoro che abbiamo in corso con Antonio De Rossi, delle città metromontane, no? Delle città quindi che in realtà metropolitane non sono, a parte Milano e Venezia che non hanno comuni montani al proprio interno, di fatto le città metropolitane sono conglomerati complessi di territori molto diversi che appunto configurano dal punto di vista empirico un territorio metromontano e non di tipo metropolitano. Che conseguenze? Beh, ci sono conseguenze a livello di disegno istituzionale, no? Territori di questo tipo per mettere a terra strategie di innovazione radicale richiedono la mobilitazione degli attori locali, ci sono interessanti di neomunicipalismo metromontano che provano a supplire, diciamo, la mancanza di politiche di connessione tra città e montagna. Ci sono interessanti o più o meno interessanti, diciamo, esperimenti di attori istituzionali intermedi. Ci sono casi, come sapete, di attori cooperativi dal basso che tentano di mettere in campo strategie di innovazione radicale legati all'economia fondamentale. Questi sono tutti esperimenti di costruzione di infrastrutture di cittadinanza, se guardati, diciamo, in modo prossimale e da vicino. Allora, ricapitolando, questi sono i punti, vado agli ultimi due punti che voglio trattare. Il primo, il caso, molto velocemente, e qui ho un po' di slide in inglese, poche, del caso di Barcellona, no? Barcellona è un caso interessante, perché è un caso interessante di rapporto tra economia fondamentale e città? Beh, perché Barcellona è un caso di quella, diciamo, shift, di quello spostamento da
da quelle metriche, diciamo, fortemente basate sull'attrattività dei talenti, la valorizzazione economica, la competitività, a un'idea, diciamo, di città dove il tema è quello di mettere in sicurezza non solo il successo, diciamo così, economico, il glamour delle città anni 90, ma anche, ecco, i bisogni fondamentali delle persone che abitano in quelle città e che hanno quindi, devono quindi avere accesso all'economia fondamentale. E, ecco, visto che il tempo va, volevo provare a, vediamo se si sente. Si sente? No, io non lo sento. In realtà no, anch'io non lo sento. Ah, vabbè, questa è, spiego io, la testimonianza di Oriol Estela-Barnett, il coordinatore del Piano Strategico di Barcellona, che col libro Economia Fondamentale in mano ci racconta come e perché l'economia fondamentale è stata importante per la città, cioè è stata uno degli elementi al centro, ecco, no? Possiamo anche cosare, è uno degli elementi al centro della strutturazione del nuovo piano strategico, dove aria, rinnovabili, acqua, energia, accesso al cibo e casa, no? Sono diventati, come dire, elementi assi portanti del piano strategico. Tutto ciò ha delle conseguenze per il modo in cui si fanno le politiche e il modo in cui si fa politica, diciamo, in città. Un altro caso interessante al quale, diciamo, guarderei con attenzione, ma per il quale, diciamo, non entro nei dettagli, è il caso di Vienna, che è un caso di una grande città che ha fatto un investimento specifico sulla, diciamo così, sull'economia fondamentale. Però, appunto, dicevo, ci sono delle conseguenze. Allora, la prima conseguenza è quella di, come dire, inventarsi, immaginare nuove metriche, cioè nuovi modi di valutare il benessere. Questo è uno dei temi del gruppo di lavoro del collettivo Economia Fondamentale. Il secondo tema riguarda il tipo di competenze che lavorano all'interno della strutturazione delle agende urbane, dei piani strategici, e l'altro quello delle alleanze, no? Che tipo di alleanze sono necessarie per mettere a terra strategie di questo tipo? Qui, appunto, cito alcuni casi, li trovate tutti questi elementi nei paper caricati sul sito. L'idea è che, ad esempio, il cosiddetto disposable income non sia una buona misura del benessere, perché il reddito disponibile, diciamo così, in città che hanno un certo costo degli alloggi e degli ad altre città, magari con un reddito disponibile molto minore, ma dove, come dire, la bolla immobiliare ha un peso molto minore. C'è un paper specifico su questa idea della foundational livability, misurare nuove metriche che mi aiutano a misurare il grado di sviluppo, di benessere dell'economia fondamentale. Ecco, finisco, chiudo con i temi. Quali sono, diciamo, le conseguenze che derivano all'agenda di ricerca per l'analisi dell'economia fondamentale in rapporto con la città? Ma il primo, dal punto di vista mio, che è quello di un sociologo, ovviamente, il primo è l'analisi della cosiddetta capacità critica, cioè chiedersi se e come e a quali condizioni i meccanismi, diciamo, locali permettono l'articolazione, lo sviluppo, la crescita e l'efficacia della capacità critica degli attori. Quindi non tanto scienze sociali o sociologia, nel mio caso, diciamo, critica, ma sociologia della capacità critica, cioè chiedersi se e come il potenziale critico degli attori, quindi la loro capacità di articolare diverse metriche del valore, no? Di chiedersi cosa vale e perché, di chiedersi di mettere in pratica queste diverse metriche in azioni, in configurazioni locali, si manifesta, e quali sono i meccanismi che rendono possibile questa capacità critica, ecco, no? E quindi come funzionano, da cosa dipendono e che tipo di effetti generano queste reti di alleanze pragmatiche tra l'attore pubblico e gli attori dell'innovazione sociale radicale, cioè quali sono i policy networks, le policy communities dell'economia fondamentale locale. In generale, poi, secondo punto, il policentrismo, cioè, come dire, mettere al centro dell'analisi l'inadeguatezza dell'attuale configurazione istituzionale rispetto alle caratteristiche del territorio. La città metropolitana non è un attore, anzitutto non è metropolitana, come ho cercato di dire, ma soprattutto non è un attore che ha il governo politico del territorio. La legge del Rio, da questo punto di vista, io non so se per il disegno iniziale o per come questo disegno è stato poi attuato, non ha generato
gli effetti di governo del territorio sperati, se questi appunto rientravano, diciamo, tra gli effetti attesi. Però non funziona, c'è proprio c'è un problema di disegno istituzionale importante che richiede di riragionare sul ruolo delle istituzioni intermedie. Terzo punto, articolato in due sottopunti, ripensare il concetto di infrastrutture, sia a livello intenzionale, cioè il contenuto concettuale. Di cosa stiamo parlando quando parliamo di infrastrutture? Quindi uscire dall'idea che, diciamo così, le infrastrutture siano solo le infrastrutture civili o quelle logistiche, no? Il termine infrastruttura concetto di infrastruttura va compreso e articolato a livello dei bisogni e delle capacità di cittadinanza, e quindi deve includere appunto, dal punto di vista, diciamo così, estensionale, l'insieme di oggetti a cui il termine si applica: infrastrutture verdi, infrastrutture sociali e tutte quelle reti, diciamo così, che permettono alle persone di essere connessi con i beni e i servizi che costruiscono la loro libertà materiale, di muoversi, di mangiare, di crescere, di avere una carriera di mobilità sociale e via dicendo. Quindi infrastrutture e cittadinanza, infrastrutture abilitanti delle capacità di cittadinanza delle persone in diversi contesti. E appunto infrastrutture come reti di connessione, materiali e immateriali, che collegano le persone e le famiglie, come ho detto, ai beni e ai servizi, che hanno caratteristiche economiche diverse. In alcuni casi sono puramente pubblici, in altri casi sono ibridi, in altri casi sono beni privati di mercato, intersecano la dimensione green e via dicendo. Ecco, questi sono i temi dell'agenda di ricerca. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che io praticamente vivo su Twitter in questa pandemia, quindi se volete connettervi con me, avete un'infrastruttura immateriale, questo è il mio indirizzo. Grazie, ascolto volentieri i colleghi. Grazie. Grazie a lei, professore, per la chiara e interessantissima lezione. Le dico che fin da subito, quando abbiamo incontrato i suoi iscritti e quelli del collettivo, abbiamo subito trovato un'assonanza tra l'ipotesi che stiamo cercando di sostenere, quella della città come risorsa e risorsa rinnovabile, e appunto le questioni che sollevate come collettivo per l'economia fondamentale. Da un certo punto di vista, proprio anche nel tentativo di riconoscere appunto delle strutture, delle infrastrutture che forse vanno osservate anche con occhi diversi e con il tentativo di riconoscere, appunto, come sottolineava, le metriche del valore con cui osserviamo queste strutture, che, tra cui appunto forse la città è un passaggio nel suo insieme, un passaggio fondamentale, e che forse l'attribuzione di valore può essere in qualche modo riarticolata a seconda del punto di vista da cui osserviamo la città. Per questo passerei la parola al professor Gabriele Pasqui per la sua lezione. Grazie davvero per questo invito. Quindi grazie ad Alessia, Luca, Andrea, Giacomo e alla professoressa Tosi, a tutto il collegio della vostra, come si chiama, curriculum, sezione del dottorato, insomma, quello che è. Allora, io avevo dato anche un titolo al mio intervento, che è La città come destino, transizione ecologica come questione politica. E quindi vi proporrò un ragionamento senza slide, chiedendovi un po' di fatica maggiore probabilmente, proponendovi alcune riflessioni che in questo momento mi stanno accompagnando, cioè faccio un lavoro di restituzione di una riflessione in corso mia, personale. E lo faccio anche, quindi un cantiere di lavoro, e lo faccio anche in una prospettiva, diciamo, di costruzione di alcune quinte, anche un po' distanti dal lavoro operativo. In questo momento io la cosa che sto facendo di più è collaborare con la Regione Lombardia sulla scrittura del POR 2021-2027. Immaginate il divertimento, però diciamo sono abbastanza a ridosso di alcuni processi operativi. Oggi proprio non ne vorrei parlare, vorrei provare, visto che questa è una masterclass di un dottorato, a offrirvi qualche quinta molto generale su cui io stesso sto meditando.
E quindi l'obiettivo è di riflettere su una questione, che è la questione ecologica, che io non conosco molto bene tecnicamente, ma di cui colgo la rilevanza, partendo dalla consapevolezza che la questione ecologica è una questione di risorse. Lo è sempre stata, nel modo in cui si è costruita nel corso del tempo. E lo farò in riferimento alla città, cercando di mostrare come, dal mio punto di vista, sia importante politicizzare la questione della transizione ecologica, in riferimento alla città e in riferimento al tema delle disuguaglianze, a cui voi stessi avete fatto riferimento nelle vostre introduzioni. Lo farò partendo da tre libri, anche perché via via che invecchio mi affeziono sempre di più ai libri, forse è sbagliato, è forse un'indicazione sbagliata per i dottorandi e le dottorande, che sono chiamati a fare altro, diciamo, anche per le loro carriere, però io non devo più far carriera, diciamo, per cui sostanzialmente vi parlerò di libri. E partirò da tre brevi riferimenti a tre testi molto diversi fra loro, che mi servono per provare a dirvi come io sto ragionando rispetto alle quinte, diciamo, ai framework, come si direbbe, di riflessione, che servono a ragionare sulla transizione ecologica come questione politica. I tre testi, l'unica immagine che vi faccio vedere è quella delle copertine dei libri. Adesso ve la condivido, se ci riesco. No, non la vedo, quindi non lo faccio neanche. Allora ve li lascio immaginare, le copertine dei libri. Non importa. Ma i tre libri sono un libro di un filosofo francese che si chiama Jean-Luc Nancy. Il libro si chiama La creazione del mondo o la mondializzazione. È stato scritto nel 2002. Il secondo lo conoscete bene, sicuramente. È l'ultimo testo scritto da Amine Trift, si chiama Sing Like a City, che è stato tradotto di recente a cura di Francesca Governa e Michele Lancione, Vedere come una città, credo nel 2020. E il terzo è un piccolo testo di Michel Serre, diciamo intellettuale, filosofo francese che è morto molto molto vecchio quest'anno, un libro scritto nel 2009 che si chiamava Tempo di crisi. Allora, il libro di Nancy è un libro di filosofia, però è un libro che prova a costruire una riflessione sul rapporto fra mondializzazione e occidentalizzazione, che a me sembra importante per provare a riflettere davvero sulla questione della città come risorsa e sui temi ecologici della città. Vi leggerò un pezzettino piccolo di ciascuno dei tre testi, anzi di due dei tre, invece su Serre ve lo racconterò un po' di più. Scrive Nancy: l'Occidente è riuscito a conquistare il mondo, ma nel corso del cammino è scomparso. Il mondo ha perso la sua guida. Malgrado tutto, però, non si può dire che una nuova configurazione del mondo o una nuova concezione della ragione dell'universale abbia fatto capolino. Anche nei casi, e soprattutto forse nei casi in cui si fa appello allo spirituale o magari alla rivoluzione, questo richiamo assume subito le sembianze di un pio voto. Il mondo ha perso la sua capacità di fare mondo e di essere mondo. Sembra avere acquistato solo la capacità di moltiplicare, con tutti i mezzi di cui dispone, l'immondo, che finora, anche senza farsi troppe illusioni sul passato, non aveva mai marcato a tal punto la totalità dell'orbe. Non si tratta ad ogni modo di inclinare o di propendere per la distruzione o per la salvezza, poiché non sappiamo che cosa l'una o l'altra davvero possano significare, così come non sappiamo quale potrebbe essere il profilo di un'altra civiltà o di un'altra barbarie che nascesse eventualmente dalle ceneri dell'Occidente. Non possiamo nemmeno sapere che cosa significhi salvo in un mondo in cui non c'è spazio nemmeno per sfuggire all'epidemia del giorno, scriveva nel 2002, mi sembra la versione originale, sì. L'epidemia del mondo. L'AIDS, diceva lui, aveva in mente l'AIDS, è un fenomeno esemplare al riguardo, così come lo sono certe epidemie fra gli animali. Le proporzioni del mondo, delle sue tecniche, dei suoi habitus, portano ormai a un'intensità incommensurabile quella che fu un tempo la paura della peste. Quando ho ripreso questo libro non mi ricordavo minimamente che lui avesse questo passaggio, ma il passaggio è importante, a mio avviso, perché colloca appunto la questione, diciamo, del senso della grande stagione entro la quale siamo, intorno al tema di quella che lui chiama appunto la mondializzazione, i processi di mondializzazione.
Aminet Rift invece, come di questo libro parlo poco perché immagino che lo abbiate guardato, visto, letto, se non l'avete fatto fatelo, ve lo consiglio. Aminet Rift affrontano invece il tema, diciamo, di che cosa vuol dire guardare i temi che ci stanno a cuore con gli occhi della città, infatti il libro si chiama proprio così. Cosa significa? Cioè osservare la città come un campo interrelato di tecnologie, di oggetti naturali e sociali, di pratiche e di relazioni sociali. In questo senso c'è un importante concetto che è quello di sistema sociotecnico. Io non mi sembra di condividerlo nemmeno del tutto, ma coglie una questione importante, cioè che tecnologie, oggetti e pratiche sociali vanno guardati insieme se noi vogliamo cogliere i processi in campo nella città, e che a loro volta tecnologie, oggetti e relazioni sociali sono presi entro specifiche pratiche, cioè sono intramati in reti di discorsi, di significati, entro dispositivi di sapere e di potere. Solo osservando in questo modo possiamo comprendere la natura e il senso dell'essere città oggi, che cosa voglia dire essere risorsa per la città e in che senso la questione ecologica metta a nudo e metta a fuoco alcuni temi cruciali. Anche qui vi leggo un pezzo molto molto breve. Dicono Aminet Rift, è necessario dare un senso ai collettivi formati e mantenuti dalle reti sociotecniche, seguendo queste reti piuttosto che costringere la varietà al livello del suolo entro le categorie consolidate delle teorie o delle discipline. Le generalizzazioni devono derivare dalla ricostruzione del macchinario visibile e nascosto del metabolismo e dell'organizzazione urbana, accettando la probabile provvisorietà di tali generalizzazioni. Pensare la città in questa maniera aggregata e sperimentale richiede onestà intellettuale, così come l'impiego di metodi, intelligenze e sensibilità plurali delle arti e delle scienze. Mi sembra molto bello per un dottorato questa frase, no? I fatti e le storie della città sociotecnica possono essere descritti da esperti partigiani, ma anche da esperti laici. Ricostruire la città dal suolo richiede di rendere visibili le sue infrastrutture nascoste e di rilevare la loro forza e la loro pervasività. Questo progetto, dicono Aminet Rift, è un progetto politico importante, in primo luogo perché l'insieme degli attori che l'infrastruttura attiva è esso stesso una parte importante della storia umana. In generale il testo di Aminet Rift è utile perché ci consente appunto di stare dentro una prospettiva decisamente transdisciplinare per guardare questi fenomeni e di osservare la relazione fra oggetti, sistemi, relazioni umane, relazioni tecnologiche, pratiche e discorsi. Siccome sono un po', diciamo, ignorante, ho scoperto di recente un libro bellissimo di Mumford che a mio avviso è vero che sono molto molto poco visibile in questo momento nella cosa? Non capisco perché. Ha un riflesso sulla videocamera, penso che ci sia una luce. Arriva il sole. Ah, il sole, mannaggia. Vediamo anche così. Anche a Milano avete il sole, capito? Troppo sole. Così va meglio? Sì, vabbè. Forse sì. Va bene. Speriamo. Sì, no, va bene. Va bene. Non è importante vedere me, però è giusto per avere. Quindi dicevo, mi sembra importante provare a riflettere a questo grado di profondità. Terzo libro, Michel Serre, Tempo di crisi, è un piccolo libro scritto nel 2009 come riflessione sulla crisi finanziaria in atto dopo il 2007. E Serre dice, benissimo, ma come facciamo a capire il senso di questa crisi? Dobbiamo prendere le mosse da riconoscimento, lui dice, di sei grandi eventi. Sono eventi che, dice lui, sono in cammino da molto tempo, ma sono emersi con forza impetuosa nella seconda metà del XX secolo. E hanno a che fare con il ritmo lento, il ritmo pesante del rapporto fra uomo, terra e tecnica. Secondo me questo è molto importante per riflettere e ragionare sulle questioni di cui voi vi occupate. Il primo evento è lo spostamento di popolazione più grande mai verificatosi nella storia, che è fondamentalmente lo spostamento dalle campagne alle città. Le conseguenze di questo spostamento, di questo che Serre chiama abbandono della terra, sono molteplici. Una di queste è che il mondo si vendica e minaccia gli uomini. La catastrofe ecologica, che ai nostri occhi è visibilissima, non è l'esito di un processo spontaneo, ma dipende in modo diretto dai processi di antropizzazione e di urbanizzazione. E Serre afferma che la conseguenza di questa consapevolezza è il riconoscimento che nulla sarà più veramente politico in un senso tradizionale. La dimensione eminentemente politica dell'ecologia, ho in mente la letteratura di Political Ecology
di cui oggi non posso parlare, non la conosco neanche così tanto bene, però affonda secondo me qui le sue radici. Secondo evento, la mobilitazione totale dovuta all'innovazione tecnologica nel settore dei trasporti. Mai merci, persone e informazioni si sono mosse lungo la superficie del pianeta e anche nella sua atmosfera, dice Michel Serre, a questa velocità e con questa intensità. Infatti, le possibilità di muoversi diventano sempre più condizioni di cittadinanza. Avete perfettamente in mente la letteratura su questo tema, per noi molto importante, no? E ancora una volta, anche qui non mi ricordavo questo passo, con voce profetica Serre scriveva: questi spostamenti espongono il sistema immunitario degli uomini a pandemie delle quali forse un giorno non sapremo più rispondere. 2009-2010. Terzo evento, sviluppo straordinario e inquietante delle tecnologie della vita e della salute, del cui uso intensivo noi vediamo oggi tutte le tracce, dal quale, dice Serre, emergono corpi umani, animali e vegetali molto diversi da quelli dei nostri padri. Corpi mutanti nei quali il senso dell'abitare i ritmi del cosmo e della terra viene meno. Quarto evento, strettamente connesso al precedente, in particolare alla crescita della speranza di vita e alla riduzione della mortalità infantile, la più grande transizione demografica mai avvenuta sulla faccia della terra. La crescita esponenziale della popolazione in alcune parti del pianeta, il repentino invecchiamento in altre, semplicemente un altro mondo. Questo nelle città occidentali è talmente visibile che non riusciamo quasi a vederlo, capite? L'invecchiamento di una parte della popolazione e l'enorme spinta di un'altra parte della popolazione che da altre parti del mondo non ci sarà nessun modo di fermare, nessun modo di fermare. Quinto evento, ma vado velocemente via oltre Serre, Serre parla di una sostituzione del collettivo. Il collettivo è quello che aveva sorretto il secolo breve, i suoi sogni e i suoi incubi. Il collettivo era l'idea che il destino individuale e il destino collettivo fossero strettamente connessi. Io sono nato dentro quella temperie lì, infatti come farinata salgo sopra questa cosa, ma un pochettino solamente, per il resto sono ben dentro la melma del XX secolo, perché io ho sempre pensato così, che il destino individuale e il destino collettivo fossero strettamente connessi. E lui dice, Serre dice, il collettivo è sostituito dal connettivo, che mette in condizione di relazionarsi a distanza, non pensate solo alla rete, ma pensate innanzitutto alla rete, e che trasforma radicalmente modi, forme e dispositivi di produzione e riproduzione del sapere. Nei suoi ultimi libri bellissimi, Serre dice, è come se noi avessimo che il sapere non è più dentro le teste, è come se il sapere fosse decollato, senza testa, no? Noi abbiamo sempre l'idea che il sapere sta nella nostra testa e viene trasmessa da una testa all'altra. La formazione universitaria tipica, anche noi, lo stiamo facendo pure ora. Ma in realtà i modi e le forme di riproduzione del sapere non sono più così. Il sapere sta in un luogo che non sono le teste. È un luogo molto difficile da identificare. E infine, lui dice, c'è anche il tema delle tecnologie militari e nucleari, che ci ha reso indubbiamente la specie più pericolosa mai calcato questo pianeta. Questi sei eventi sono fra loro connessi ed è interessante che stanno esattamente all'intersezione fra cambiamento tecnologico, mutamento demografico e transizione sociale. Per me la questione ecologica e anche il tema della città come risorsa è esattamente all'intreccio di queste tre dimensioni. Cambiamento tecnologico, mutamento demografico, transizione sociale. E su questo sfondo, se volete, se ci pensate, si sta svolgendo il dramma della pandemia. È qui che si comprende anche il senso dell'incertezza radicale nel quale siamo chiamati a pianificare, progettare e programmare. A me sembra che questo ci permetta di vedere bene come la questione ecologica stia esattamente al centro di tutte queste riflessioni e che ci consegni una sua forte connotazione politica. In un libro scritto nel 2008 da due sociologi che raccontavano della SARS, che noi non ci ricordiamo, adesso se ne è parlato, ma la SARS è stata una pandemia molto molto rilevante, meno ovviamente, grazie a Dio, meno enormemente coprente rispetto al Covid, ma già molto pesante, e loro introducevano il loro libro che si chiamava Networked Disease, Emerging Infectious in the Global City, così: globalizzazione vuol dire che se qualcuno starnutisce in Cina, qualcun altro un giorno potrebbe prendere un raffreddore a Toronto, o peggio,
Se per dire nella provincia del Guangdong 80 milioni di persone vivono a stretto contatto con polli, maiali e anatre, così stiamo facendo in realtà tutti, per l'appunto il villaggio globale. Il testo è molto bello, molto interessante, perché in qualche modo mostra come la vulnerabilità anche delle grandi città globali sia diretta conseguenza di quelle interconnessioni, pensate alle cose che diceva Ser, e di modelli di sviluppo urbano che hanno prodotto forme di governance e infrastrutture della salute carenti ben prima della diffusione del virus, di cui la diffusione del virus SARS prima, Covid oggi, vedremo, è semplicemente una, come dire, un'accelerazione, una manifestazione. Quindi stiamo drammaticamente verificando sulla nostra pelle quanto questi temi, il tema della transizione sanitaria in corso e quello delle diverse questioni ecologiche da cui deriva, abbiano una natura fondamentalmente politica. Dov'è che Michel Serres, secondo me, non è sufficiente per venirne a capo? È capire dov'è la radice di questa natura politica. E su questo non posso che dire delle cose di una superficialità assoluta, ma che voglio dire perché a mio avviso sono fondamentali. Cosa ci dimostrano gli ultimi 70 anni di storia delle relazioni economiche e politiche a scala globale? Io lo dico molto molto banalmente. I 30 gloriosi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, sono stati il luogo del grande compromesso fra capitale e lavoro, nel quale fondamentalmente sviluppo e coesione hanno potuto marciare insieme. Gli anni 70 sono stati gli anni in cui, per ragioni diciamo interne alle dinamiche processuali di quelle dei 30 gloriosi e anche per dinamiche esterne, pensate alla crisi petrolifera e a tante altre cose, il grande compromesso è venuto meno, c'è stato insieme un grande conflitto, una sconfitta di una parte e una vittoria di un'altra parte, detta proprio piana piana. Gli anni 70 sono stati questo, qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso, in Occidente e a scala globale. Gli anni 80 e 90 sono stati l'affermazione della prospettiva, che molti hanno chiamato pensiero unico, un'espressione che a me non piace, ma che dà l'idea di una dominanza di alcune forze economiche, sociali e politiche rispetto ad altre. E gli anni 2000 e 2010 lo hanno consolidato insieme a radicali mutamenti tecnologici dell'Organizzazione Mondiale del Capitale. Questo va detto. Non per riconoscere chissà quali apocalissi in campo, ma perché è questo il campo di gioco in cui si colloca oggi la questione ecologica. La questione ecologica è radicata dentro questa dominanza di alcune forze rispetto ad altre. È patetico questo modo che io ho di raccontare questa storia, c'è una letteratura sterminata ovviamente su questo, ma attenzione, è fondamentale. E anche la crisi dello Stato, la crisi dell'intervento pubblico, è lì che radica le sue radici. Sono abbastanza in tempo? Sì. Da questo punto di vista, anche l'anno più recente, le vicende della pandemia, hanno evidenziato, a mio avviso, plasticamente il fatto che un modello di capitalismo globale, che è quello che è stato totalmente dominante, fa oggi fatica ad assicurare e riassicurare il rischio. In questo l'ecologia è molto rilevante perché i temi, diciamo, della crisi, per esempio, climatica, sono temi su cui già prima, da un po' di tempo, diciamo, i meccanismi di riassestamento del capitalismo globale stanno facendo la loro gran fatica perché la logica dell'assicurazione del rischio, ripeto, è insufficiente rispetto a questi fenomeni, così come ha tranquillamente dimostrato anche la pandemia. Cioè sono fenomeni di incertezza ontologica radicale rispetto ai quali il modello tradizionale del capitalismo di assicurazione e riassicurazione del rischio tende a non funzionare più. Questa è anche la ragione per cui la questione del pubblico, dell'intervento pubblico in quest'ultima fase è tornata al centro dell'attenzione, lo è tornata in particolare nella dimensione della città. Naturalmente tutto questo è un campo conteso, capite? È un campo di battaglia politica a livello globale e dentro i territori, dentro gli stati, dentro le regioni, dentro i territori, nelle città. Tanto è vero che moltissimi attori in gioco non hanno condiviso, e non compresi alcuni dei nostri colleghi, non hanno condiviso e non condividono questo modo di vedere la faccenda. Prima delle elezioni di Biden c'era il secondo più importante del mondo, visto che il primo oggi è la Cina, a mio avviso, certamente pensava, no,
che non fosse in questione un ritorno del pubblico al centro dell'attenzione nei processi anche di conflitti, diciamo, di contrasto alla pandemia, ma più in generale di governo, no? E quindi io penso però che dentro questa prospettiva non dobbiamo dimenticare appunto lo scenario più complessivo che ho molto velocemente tratteggiato prima, quello che in un libro abbastanza interessante, anche se non perfetto, di Marco Deramo, scritto di recente, è semplicemente che la guerra dei ricchi contro i poveri c'è stata e hanno vinto i ricchi. Questa è una frase di una persona molto ricca che l'ha detto, uno dei più, gli uomini più ricchi del mondo, ed è l'esergo, diciamo, di questo libro di Marco Deramo. Il libro di Marco Deramo si chiama Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, pubblicato di recente da Feltrinelli. Ecco, a me sembra che in questo contesto noi dobbiamo essere molto sospettosi, molto critici, molto attenti sul trattamento della questione della città come risorse, della questione ecologica nella città, rispetto anche al diffondersi delle culture della sostenibilità. So che questo è un tema molto delicato, no? Ma io ritengo che sia necessario guardare con attenzione e con cura il modo in cui gli attori economici, sociali e istituzionali assumono la cultura della sostenibilità e anche le retoriche della sostenibilità. Faccio un esempio, gli SDGs. Gli SDGs sono un buon modo per trattare alcuni problemi, ma sono un buon modo dentro un sistema di compatibilità dato. Dentro un sistema di compatibilità dato. Vi faccio un altro piccolo esempio su cui sto cercando anche di capire meglio e invito a riflettere. Voi conoscete Siforti. Siforti è un'esperienza C40, no? Un'esperienza molto molto rilevante di assunzione della centralità dei temi della sostenibilità nelle città. Quali sono le logiche di Siforti e quanto radicale è la posizione di Siforti? Siforti mobilita un sacco di risorse. Siforti è una, diciamo, è una rete di attori globale molto forte. Se voi andate nel sito di Siforti e guardate i finanziatori di Siforti, vi potete fare un'idea del sistema di potere che sta dietro Siforti. Quindi dico questo semplicemente per osservare che una prospettiva, quale quella che io suggerisco, è una prospettiva di cautela rispetto al tema della sostenibilità, di cautela rispetto alla necessità di politicizzarla, cioè di riconoscere dentro questo tema anche dei clivage, delle differenze, che sono differenze di prospettive di orientamento politico, sociale, economico, istituzionale. Vado verso la conclusione, così sto tranquillamente nei miei 30 minuti. Io credo che tutto questo ragionamento, che è un ragionamento, diciamo, come ho detto, molto largo, una sorta di quinta molto lontana rispetto all'operatività del progetto, apparentemente, però ci permetta anche di fare una riflessione, un ragionamento su possibilità e limiti dell'azione del progetto, qui e ora. Certamente la centralità, il ritorno di centralità dell'azione pubblica, io lo considero una buona cosa in questa fase, perché ci ha mostrato come l'assunzione di alcuni temi fondamentali di criticità della vita delle nostre città passa attraverso un ritorno potente del pubblico. Sono contentissimo che abbia parlato Filippo prima di me, perché lì dentro, nell'idea dell'economia fondamentale, c'è esattamente questo tema, a mio avviso. E dall'altra parte io penso anche che questo però richieda anche un'attenzione, diciamo, rinnovata a un pensiero di che cosa voglia dire fare progetto e fare pianificazione nella città. Abbandonando l'idea secondo la quale l'intervento pubblico è un problema, perché è stato così per molto tempo e lo è ancora in moltissime politiche di rigenerazione urbana, lo è, ad esempio. E nei processi, non solo nelle politiche, però poi la rigenerazione urbana esiste senza le politiche, naturalmente. E perciò questo non è una questione di fioretto, in un dibattito culturale. Ci sono in gioco equilibri di potere a scala planetaria e ci sono le pratiche di dominio che hanno acuito le disuguaglianze. Tutto il lavoro da Piketty in poi va esattamente in questa direzione. Ci sono rapporti di forza fra classi sociali, c'è una crisi di agency per ogni prospettiva radicalmente alternativa, eccetera, eccetera. Io penso che questo non vada mai dimenticato, pena che la discussione ritorni, diciamo, in modo astratto e accademico, cosa che secondo me va evitata.
smarcarsi dal lessico e dall'atmosfera che hanno dominato il discorso pubblico nella congiuntura del compimento della globalizzazione capitalistica, però è solo una condizione necessaria. Dobbiamo, a mio avviso, anche provare a pensare la nostra congiuntura, come ho provato a dire nella prima parte del mio intervento, dentro un tempo più lungo, assumendo quelle variabili demografiche e tecnologiche che hanno mutato radicalmente i rapporti fra uomo, natura e artefatti a scala planetaria. Cioè, quello che vi propongo, detto in maniera ancora più semplice, è che la questione della città come risorsa e come risorsa rinnovabile debba essere posta all'intersezione fra questa, diciamo, profonda politicizzazione della questione, ma anche dentro un'assunzione di quel framework che ho, diciamo, usando Sero, velocemente richiamato, di un mutamento di lunghissimo periodo dei rapporti fra uomo, natura e artefatti. È proprio a quell'intersezione lì che secondo me ce la giochiamo. Qui dentro c'è, a mio avviso, e concludo, un grande spazio per un progetto che sia consapevole, progetto di territorio, progetto di città, che sia consapevole di queste dimensioni, a condizione che da una parte ci sia appunto attenzione a una necessità di radicale ripoliticizzazione del tema e anche, ripeto, di cauto sospetto nei confronti di retoriche dominanti, e dall'altra parte, lo ricordava ancora una volta Amine Trift, no? Lo ricordavano Amine Trift, attraverso una sorta di nuova alleanza, di alleanza rinnovata fra le nostre discipline e molti altri saperi. Proprio anche in ragione di quel mutamento dei modi e delle forme di organizzazione, riorganizzazione e trasmissione dei saperi a cui facevo riferimento prima. Per questo, per esempio, il dottorato è un buon luogo, perché è un luogo in cui sperimentare queste contaminazioni fra discipline del progetto, scienze dure, scienze sociali, ricostruendo nuove alleanze che sono da ricostruire da zero, a mio avviso, e che oggi pongono un problema anche a, per quello che conta, all'urbanistica in maniera molto molto significativa. Ecco, volevo parlarvi anche di film e di sceneggiati televisivi, ma non ne ho avuto il tempo e lo farò la prossima volta. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a professor Gabriele Pasqui per questa interessante articolata, molto densa, del suo percorso e tra più riletture, ecco, di alcuni testi. E lascio adesso la parola al professor Michelangelo Russo. Ora lo vedo. Grazie a lei. Grazie. Io non sono baciato dal sole come Gabriele. Provo a condividere. Stiamo notando tutti che c'è gran sole a Milano, invece a Napoli un po' di grigio. Non so. No, a Napoli c'era un bel sole. Vede? Sì. Sì. Sì, la vediamo. Vediamo la presentazione, ecco, ora a tutto schermo, grazie. Aspetta. Si vede? Sì, perfetto. Sì. Allora, grazie davvero per questo invito, sono molto onorato e sono anche molto felice di partecipare a questo seminario e in generale a questa masterclass, quindi ringrazio Andrea Fantin, Alessia Francese, e ringrazio Giacomo Magnabosco e Luca Nicoletto, e poi davvero sono molto affettuosamente grato ai colleghi, innanzitutto a Chiara Tosi, a Lorenzo Fabian, a Paola Viganò, a Stefano Munarin, a Viviana Ferrario e a tutti gli altri colleghi che lavorano all'interno di questo collegio dei docenti. Allora, io vi ho più, grosso modo dato questo titolo e mi pongo in una prospettiva sicuramente legata al progetto, quindi diciamo in un campo operativo che cerca di riflettere su una condizione contemporanea in profondo cambiamento. Mi chiedo innanzitutto cosa significa parlare di territori rigenerativi.
parlare di territori rigenerativi significa collocarsi in un contesto di diversa crescita che cercherò di definire successivamente, dentro il quale contesto il progetto urbanistico contemporaneo è rigenerativo, ma nel senso che la rigenerazione non va mai intesa come una sorta di esito esclusivo di un'azione che proviene dall'esterno, non è certo un approccio terapeutico in grado di rimodellare i contesti dall'esterno, non è una tecnica impositiva e non è mai una tecnica che non abbia essenzialmente una dimensione processuale, quindi deve avere una dimensione processuale. Territori rigenerativi vuol dire che la rigenerazione, per come possiamo intenderla, io credo in maniera progressiva, sia una forma di sviluppo autocentrato, uno sviluppo endogeno, un concetto che muove dalla capacità dei territori di valorizzare le proprie risorse, i propri patrimoni, le proprie radici. E credo che dentro le definizioni anche più istituzionali, ne ho presa una europea su cui si muove il progetto Urbact, credo che all'interno di queste definizioni istituzionali il progetto divenga realmente un campo sensibile di conoscenza, di interpretazione del territorio, ma soprattutto di capacitazione dei soggetti che lo abitano, che lo attraversano, che lo animano, di indirizzo di potenziali comportamenti. Come si vede proprio da questa definizione, è possibile affermare che l'approccio al progetto contemporaneo sia rigenerativo nel senso che è incentrato su un lavoro costante di lungo periodo, qualcuno di voi l'ha ricordato all'inizio, sui temi della città esistente, ma soprattutto anche sulle comunità che la abitano, questa città esistente. Quindi una pratica di trasformazione dell'esistente che per definizione coniuga costantemente la dimensione fisica con quella sociale. Ed è questo probabilmente che differenzia la rigenerazione, per come possiamo intenderla oggi, da molte pratiche di lavoro sull'esistente di lungo periodo, appunto come diceva Gabriele, con i piedi nella melma del Novecento, che lavoravano sulle aree dismesse, che lavoravano sulle aree abbandonate. Oggi credo che la questione sia abbastanza differente. Credo che diciamo, un mediatore potente tra questa dimensione fisica e sociale sia il corpo, no? Perché è questa relazione tra una dimensione fisica e quella sociale, si spazializza proprio attraverso questo dispositivo che mette insieme questi due mondi. La corporeità dello spazio significa che lo stesso carattere pubblico dello spazio, il suo stesso senso di bene comune, è rivendicato dalla presenza del corpo, ma vorrei dire dei corpi al plurale. Questa è un'immagine molto bella di un bambino che attraversa una piazza di Napoli con questa straordinaria opera di Ernest Pignon sul corpo di Napoli, queste carte dipinte affisse su queste pareti corrose dal tempo con delle immagini drammaticamente classiche. Le azioni collettive creano lo spazio, sono loro a prendersi il marciapiede, ad animare e organizzare le architetture, sono proprio questi movimenti che si caratterizzano da corpi che si incontrano per rivendicare qualcosa nello spazio pubblico, come se lo spazio pubblico fosse qualcosa di già dato, come se fosse pubblico e già riconosciuto come tale. Ma evidentemente lo spazio senza corpi è ancora pubblico, ci potremmo chiedere. Il corpo sicuramente restituisce la percezione dello spazio, ma restituisce anche la dimensione della sua utopia, no? Diceva Foucault in questa famosa conferenza del 66, il corpo luogo di utopia, il mio corpo è il luogo a cui sono condannato senza appello, l'utopia di un corpo incorporeo, che vale, a mio avviso, l'utopia di uno spazio senza corpi in periodo pandemico. Ecco, la polis non è la città-stato, dice Hannah Arendt
in quanto situata fisicamente in un territorio, è l'organizzazione delle persone così come scaturisce dal loro agire e dal loro parlare insieme. Il suo autentico spazio si realizza tra le persone che vivono insieme a questo scopo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Quindi azione e discorso creano uno spazio tra i partecipanti che può trovare una collocazione in ogni tempo e in ogni luogo, indipendentemente dal contesto. Evidentemente l'autentico spazio è tra le persone che vivono insieme a questo scopo, indipendentemente appunto dal luogo, perché il luogo è uno spazio politico altamente trasferibile e l'azione nella sua libertà, nella sua potenza, detiene quella capacità esclusiva di dare vita a un luogo, di creare un luogo e di dare anche al luogo la sua condizione, il suo statuto di pubblico. Nessun corpo singolarmente instaura lo spazio di apparizione, ma è un'azione collettiva che accade tra i corpi, in uno spazio che sostituisce quel vuoto che esiste tra il mio corpo e quello dell'altro. Quindi questo tra è una figura spaziale di relazione che unisce e diversifica, e gli spazi tra diventano degli spazi di una fortissima ricchezza potenziale per il progetto contemporaneo. Così come avviene in questa immagine che vi mostro di uno dei più sofferenti quartieri di edilizia residenziale pubblica nell'area metropolitana di Napoli, questo è Ponticelli, una città nella città. Ecco, sono gli orti urbani che mi consentono di dire che oggi si afferma un'idea di urban ecology come una sorta di modalità trasformativa dove un sistema infrastrutturale, appunto un'infrastruttura in un'accezione sicuramente non convenzionale, che forse è quella dell'ecologia, dell'ambiente, della sua continuità, sia sempre sovrapposto e connesso con un principio di cittadinanza attiva, no? Quella engaged citizenry di cui parlano Kate Orff e il gruppo degli Scape nel loro bel libro piuttosto recente Verso una ecologia urbana. Una definizione sicuramente di ecologia, sicuramente definita in ordine anche nel solco della migliore tradizione sociologica. Pensiamo soltanto all'approccio ecologico della scuola di Chicago, che appunto parla di ecologia come una costante interdipendenza e relazione di ogni specie, di ogni individuo con il suo ambiente. Ma evidentemente oggi ripensare la nozione di ecologia urbana vuol dire anche ridefinire il ruolo non solo del progetto, ma il ruolo dell'urban designer, del paesaggista, che devono lavorare in un approccio eminentemente interdisciplinare, eminentemente intersettoriale, in grado di mettere in tensione saperi di diversa natura, scienze dure con capacità interpretativa, per progettare una valorizzazione di quello che oggi è il senso più compiuto del progetto contemporaneo, cioè nuove connessioni tra comunità e loro ambienti di appartenenza, proprio a supporto di pratiche spaziali sostenibili come quella che vediamo in queste immagini. Un orto urbano in luogo di un parco pubblico abbandonato che il comune non ha le risorse, le capacità di gestire e che oggi rappresenta uno straordinario luogo di socializzazione e di accoglienza dove si ricostruisce quell'ecologia originaria di Ponticelli con il suo territorio rurale, che è appunto un luogo di connessione tra la cittadinanza e il suo territorio. Un'idea di ecologia urbana che io ritengo consenta oggi di ripensare in profondità il nesso tra sociale, naturale e urbano, e dare a questo collegamento un senso profondamente politico, laddove appunto l'ecologia non è esclusivamente collegata alla sfera dei non umani, ma è una disciplina sempre più orientata a descrivere molteplici, plurali relazioni e interazioni tra organismi e loro ambienti di appartenenza, ovviamente incluse le persone. Territori rigenerativi sono un campo straordinario di produzione di pratiche innovative, un'innovazione. Noi ne abbiamo lavorato per esempio in questa ricerca europea, che Repair, un'innovazione
che può essere declinata anche in termini di Eco Innovative Solutions, che mettono insieme appunto innovazione sociale, innovazione economica e innovazione territoriale, sollecitati da un progetto che sia in grado sempre di conoscere e lavorare sui comportamenti, sulla memoria, insieme con le persone. Il progetto di paesaggio oggi possiede questo fortissimo potenziale di costruire, creare coalizioni, no? Dicono gli anglosassoni, forming coalitions, innanzitutto sulla base di una costruzione di conoscenza condivisa, di valori condivisi che rappresentano il punto di partenza di un progetto efficace nel contemporaneo. Questo è il Peri-Urban Living Lab, abbiamo lavorato in un living lab nel periurbano di questo progetto di cui vi parlerò successivamente. Ma ecco, un esempio di territorio rigenerativo in cui il progetto entra nei metabolismi che definiscono gli equilibri tra ecologia, abitanti e città, in cui sia possibile seguire la fibra, seguire la natura del territorio stesso, attraverso, per esempio, i progettisti dicono, attraverso una reinterpretazione di questo concetto di mutualism, no? Inteso come un termine che descrive la relazione tra due specie in cui entrambe beneficiano di tale associazione. Quindi progettare il mutualismo vuol dire riconoscere connessioni tra ambiente, organismi e pratiche di land use, quindi per umani e non umani, al fine di identificare dei cicli complessi che legano insieme specie e sistemi differenti, come in questo progetto. Questo è il progetto dell'Oyster Texture come cohabitation, come un ambiente di coabitazione, no? La coltivazione delle ostriche ricostruisce un metabolismo di rigenerazione anche dei cicli delle acque, producendo una molteplicità di valori aggiunti per questo territorio. Questo è un progetto presentato da Scape nella mostra Rising Currents al MoMA nel 2010 ed è appunto un progetto di territorio che è finalizzato a ridisegnare non soltanto la linea di costa, non soltanto a rigenerare ecologicamente e socialmente questi grandi spazi aperti, questi bordi del sistema costiero, ma soprattutto le relazioni tra gli abitanti di New York, la loro baia, il loro porto, un progetto che ricostruisce una sorta di barriera corallina verso l'esterno, un reef che rallenta le onde, che filtra l'acqua e la depura dall'inquinamento urbano, che costruisce sostanzialmente un nuovo waterfront. Ecco, un progetto che lavora su un metabolismo di un ciclo rigenerativo che purifica le acque, ma che costruisce anche quella cittadinanza attiva che diventa il materiale fondativo di questo progetto, ma che costruisce anche resilienza, coste più sicure. Un progetto che, come vedete, si organizza in due parti, verso l'esterno c'è la costruzione di un palisades di reef, che sarebbe appunto una sorta di sistema di scogliere legate alla coltivazione di queste ostriche con delle palizzate e quindi con questo ambiente ecologico ricostruito artificialmente. Verso l'interno invece il New Gowanus Canal è il luogo appunto della coltivazione di questi molluschi che rappresentano sostanzialmente uno straordinario dispositivo metabolico di ripensamento dello spazio. Significa ricostruire un habitat naturale, un habitat ecologico, un paradiso delle ostriche, delle cozze, degli uccelli marini, dove arriva ogni tanto qualche foca, ma sostanzialmente rigenerare un grande parco come attrezzatura pubblica, tutto quanto basato appunto su una rigenerazione che parte da un ciclo, il ciclo di vita di questa oyster texture. Il ciclo di vita delle ostriche rappresenta sostanzialmente un modello di cambiamento che poi viene spazializzato attraverso le sue capacità di portare rigenerazione ecologica urbana sulla scala più ampia. Evidentemente il contesto di cui parliamo è il contesto di una diversa crescita, un termine su cui abbiamo riflettuto qualche anno fa, ma che sostanzialmente rappresenta una crescita in contrapposizione alla crescita illimitata. Quindi rappresenta sostanzialmente un approccio al territorio basato su un disaccoppiamento fondamentale tra sviluppo, inteso appunto come sviluppo economico, culturale, sociale,
quindi incremento di benessere delle persone e produzione invece degli effetti nocivi per il territorio, soprattutto per le risorse non riproducibili. I territori urbanizzati del secondo Novecento, come si vede da questa bella immagine dell'agro campano, fotografata dall'aeroplano da Paolo De Stefano, questi territori restituiscono lo spazio in una città illimitata, esito di una crescita lineare che ha sostanzialmente rappresentato l'effetto più nocivo del paradigma capitalistico produzione-consumo-scarto, una crescita senza limiti che depaupera lo spazio della città, che produce scarti, che produce aree abbandonate, dismesse, paesaggi e rifiuti, una crescita che sostanzialmente è appunto un modello di produzione che parte appunto da l'incapacità, l'impossibilità di lavorare sul concetto di materia prima seconda, quindi di recuperare questi drammatici effetti della produzione lineare, un concetto di metabolismo inteso come sistema complesso di trasformazione, di scambio tra ambiente antropico, naturale e strutture socio-economiche, che consente proprio di identificare le patologie delle interazioni tra ambiente e città. Ecco, gli scarti impattano sul territorio, consumano il suolo, depauperano l'ecosistema e riducono drammaticamente la biodiversità. E le città, quindi, sono sempre di più caratterizzate da enormi flussi di materie e di energie in continua evoluzione. Ribaltare questo modello significa evidentemente costruire una prospettiva non soltanto negli stili di vita, ma anche negli approcci alla pianificazione, al progetto del territorio, perché metabolismo è una nozione molto utile ad evidenziare la crisi del territorio contemporaneo nel suo contesto ecologico. Territori urbani fragili, perché fragile diventa l'equilibrio tra i flussi di input e di output, appunto tra i flussi di energia e di materiali che attraversano la città come un sistema aperto. Quindi il metabolismo è inteso come trasformazione di materiali che consentono la vita a che fare con flussi di materiali, con flussi di energia, ma anche con i processi della loro produzione, trasformazione, uso, dissipazione, impattando in maniera sostanziale sul territorio. Ed evidentemente un metabolismo inadeguato determina una sovrapproduzione di scarti, e un metabolismo inadeguato, quindi non gestito, mai interno a una logica sensibile di progetto e di pianificazione del territorio, sovradimensiona anche il momento dello scarto, con l'incapacità di recuperare, di riciclare. E questo è l'effetto paradossale di una crescita improntata su consumi illimitati, no? Organizzati secondo un modello in cui appunto gli scarti si accumulano e devono essere trattati soltanto alla fine della filiera, no? End of pipe. È ovvio che un modello a cicli chiusi, closed loop, laddove appunto il bruco dell'economia prendere, lavorare, usare, buttare via, si trasformi in una economia della farfalla, quindi dalla culla alla tomba, alla culla alla culla, evidentemente ci consente di evitare questo oltrepassamento di limiti che produce un degrado del territorio attraverso appunto gli esiti di quella che potremmo definire una sorta di ecologia negativa, no? E questa è un'immagine emblematica di questa ecologia negativa, legata a una fase molto drammatica della crisi dei rifiuti nella Campania. Questo è il sito di Caivano, dove sono stati immagazzinati più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti che andranno poi esportati al di fuori del nostro paese, ed è evidentemente il risultato di un metabolismo che non diventa un materiale di progetto, ma diventa un fenomeno mai controllato, fuori da una logica di progetto. Diventa un metabolismo accelerato, fuori controllo, e segna evidentemente un forte ritardo nella gestione dei nostri territori, oltre che nella gestione del meccanismo stesso del ciclo dei rifiuti. Economia circolare è una sorta di ombrello concettuale, un concetto che accomuna mondi diversi, che vanno dalla bioeconomia alla sharing economy,
al principio di remanufacturing e alla gestione avanzata dei rifiuti. Ed evidentemente parlare di economia circolare significa ripensare complessivamente le filiere del progetto, i principi stessi del progetto, degli oggetti d'uso, ma anche della pianificazione del territorio. È un'idea che include sostanzialmente una distinzione molto importante tra biological nutrients e technical nutrients in inglese, no? Cioè i nutrienti destinati ad essere reintegrati nella biosfera, invece i nutrienti destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. Ora, questo nutrients può essere tradotto in italiano come flussi di materiali, come componenti di un sistema, ma è un termine che è interessante, su cui è interessante riflettere, perché contiene in sé l'idea di un sistema che va curato, no? Che va seguito, va curato, sia per quanto riguarda la sfera organica e sia per quanto riguarda la sfera inorganica. Dunque, ci consente di riflettere sul territorio, appunto come una sorta di organismo in relazione ai suoi flussi. Ecco, sullo sfondo del paradigma dell'economia circolare, io credo che sia molto importante una tensione verso il ripristino di un riequilibrio ambientale come obiettivo di una pianificazione che sia in grado di agire direttamente sul metabolismo attraverso un progetto in grado di gestire questi flussi, no? In particolare i flussi di waste. Questa è una comparazione tra i flussi di waste che noi abbiamo schematizzato attraverso, diciamo, un processo piuttosto complesso nella nostra ricerca Horizon 2020 Repair, di cui parlavo prima. Evidentemente specificati questi flussi all'interno dei territori dei diversi agenti del consorzio. Ma gestire questi flussi di waste significa minimizzare la produzione, sostenerne la riduzione, favorirne il riciclo, tutto finalizzato appunto a un tema di rigenerazione del territorio. Un tema che ha, che viene trattato nel Novecento, che ha un periodo lungo di gestazione, a partire dalla fine degli anni 70, dai primi anni 80, in seguito ai grandi cambiamenti globali. In particolare questa è l'immagine di Landschaftspark di Duisburg Nord di Latz & Partners, che ci fa capire appunto come questo tema di un'economia circolare applicata ai territori abbandonati, ai territori di scarto, che è possibile rivitalizzare, a cui è possibile restituire un nuovo senso, reimmettere questi elementi in nuovi cicli di vita, diventa in alcuni progetti un'affermazione culturale ante litteram. Ma il tema dell'economia circolare evidentemente rafforza quell'idea rigenerativa del territorio incentrata fortemente sulla città esistente come palinsesto. Quindi questa è un'immagine di Napoli Ovest, in particolare un'immagine della piana di Coroglio, della grande zona dell'industria siderurgica abbandonata, ma sullo sfondo vediamo anche un quartiere degli anni 30, che è stato utilizzato per molti anni come area militare, sullo sfondo della collina di San Laise e dei rilievi vulcanici del cratere di Agnano. Quindi lavorare sulla città palinsesto significa valutare ambiente, paesaggio, patrimonio, territorio storico come dei valori politici, oltre che urbani, sociali, culturali, che sono sempre più centrali evidentemente nella gestione del territorio urbano. Così come il decadimento del territorio, l'obsolescenza, la fine dei cicli di vita, di funzioni, di parchi urbani, di porzioni di territorio ormai inadeguate, genera dei paesaggi di scarto. Paesaggi di scarto su cui oggi è molto importante poter intervenire attraverso una rigenerazione che consideri questi come dei paesaggi in transizione, nel senso porzioni di territorio che hanno la potenzialità di essere trasformate in nuovo paesaggio, rivalutando evidentemente i loro strutturali caratteri ecologici e ambientali. Spazi aperti a cui è possibile
restituire una continuità ecologica, ma anche topologica, ma anche morfologica e ambientale, no? Una sorta di forma potenziale di spazio pubblico come una grande infrastruttura urbana in grado di riequilibrare la carenza di attrezzature, la frammentazione e la scarsa accessibilità urbana. In questo progetto vediamo che il nostro gruppo di lavoro dell'Università di Napoli mappa l'area metropolitana con tutte queste aree di scarto, questi paesaggi frammentati che possono essere ricostruiti e rimessi in connessione tra di loro, appunto come paesaggi in transizione da rigenerare attraverso un grande progetto di paesaggio che fa da sfondo a questa politica di recupero. Anche il tema dunque della gestione dei rifiuti in una chiave di economia circolare ci consente di utilizzare i materiali dell'ecologia, l'acqua, il suolo, l'aria, la vegetazione, anche in ambienti critici come cave, discariche, suoli abbandonati, come nuovi straordinari materiali di progetto. Qui, in questo caso, il nostro gruppo di ricerca lavora su tre potenziali cicli da poter richiudere, utilizzando evidentemente i flussi di rifiuti che riguardano per esempio l'organic waste o i flussi da demolizione e ricostruzione, che nel loro recupero, nel loro riciclo, diventano degli straordinari materiali per la costruzione di nuovi paesaggi. Perché evidentemente la dismissione, il degrado, l'abbandono riguarda evidentemente anche i nostri territori, che diventano territori di transizione, come dicevo prima, di scarto. L'idea stessa di paesaggio in transizione è legata proprio a una nozione tipicamente paesaggista, quella di mouvance, no? Cioè di movimento, di spostamento continuo, secondo cui il paesaggio diventa una relazione in continuo movimento e in questo caso il movimento riguarda una progressiva erosione dei confini tra urbano e suburbano, tra centro e periferia, tra città e campagna. La transizione è una sorta di condizione sospesa, di cambiamento in atto, di passaggio di ciclo, di mutazione possibile e potenziale, riguarda un territorio che ha concluso il proprio ciclo di vita e che si sta trasformando in altro. Queste sono delle immagini molto belle di un fotografo napoletano che si chiama Mario Ferrara, che sta studiando appunto le forme del periurbano nell'area metropolitana di Napoli, in particolare verso Caserta, e questa è la stazione dell'alta velocità di Afragola, che come vedete campeggia in un luogo di degrado, fuori da ogni logica di progetto. Quindi i valori paesaggistici evidentemente hanno una durata lunga, nel corpo delle nostre conurbazioni contemporanee diventano valori latenti, nascosti, abusati, negletti, ma sono comunque dei valori strutturali. Sono il suolo, il palinsesto vegetazionale, l'acqua, ma evidentemente anche le tracce del palinsesto storico. E lavorare su questi valori significa attivare un approccio al progetto eminentemente interpretativo, legato anche a un'idea di paesaggio come storia, dove valorizzazione e conservazione diventano sostanzialmente due azioni inscindibili legate proprio alla diade di conoscenza e progetto. Per chiudere vi faccio vedere molto rapidamente tre casi di studio, ma li farò vedere con molta rapidità, perché credo di aver esaurito il mio tempo, ma sostanzialmente appunto rappresentano questo progetto che noi abbiamo sviluppato e chiuso da poco in un programma Horizon 2020, in cui appunto l'idea era quella di studiare le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nelle diverse tipologie di flussi di waste e capire appunto come questi cicli possono essere utilizzati, riutilizzati come il materiale di un progetto per la rigenerazione del territorio periurbano. E quindi anche la mappatura del territorio segue delle nuove forme e delle nuove modalità. In questo caso noi individuiamo tutti i caratteri e i requisiti dei territori di scarto. Questi territori vengono mappati
come dei potenziali paesaggi in transizione, come di Westcape, e rientrano all'interno di questi paesaggi anche i temi delle infrastrutture, di infrastrutture in crisi, infrastrutture che frammentano ecologicamente il territorio e che sono anche delle infrastrutture della gestione dei sistemi del waste, che rientrano appunto nelle previsioni di un progetto che possa riconfigurarne una relazione con il territorio in modo tale da costruire delle forme rigenerative che sono passate anche attraverso questi processi di fortissima interazione, di fortissimo dialogo con i soggetti del territorio, attraverso appunto un living lab che ha consentito di definire non soltanto delle soluzioni eco-innovative, ma anche di metterle a sistema all'interno di alcune strategie territoriali che hanno avuto una ricaduta progettuale molto chiara, no? Una ricaduta progettuale legata alla costruzione di nuovi paesaggi e all'utilizzazione degli effetti di questi cicli di waste come dei potenti dispositivi di innovazione territoriale. Un altro progetto è questo dell'ambito 43, un progetto all'interno di questo territorio periurbano che ha appunto, come si vede da questa immagine, una fortissima caratterizzazione di paesaggio in transizione e anche di paesaggio potenziale. Quindi questa frammentazione, questi lacerti di territorio rurale possono essere ricollegati, ricuciti all'interno di un grande sistema continuo, questo sistema del cuneo verde che mette in connessione l'area costiera, il waterfront, con la parte più interna della Piana Campana. Ecco, dentro, all'interno di questo cuneo verde, quindi all'interno di questo processo di ricucitura che mette a sistema il recupero e il riciclo delle acque, la continuità ecologica tra gli spazi aperti, gli spazi verdi, gli spazi porosi, si colloca il progetto, un progetto puntuale di rigenerazione di un vecchio magazzino ferroviario dismesso, un'area molto importante, molto ampia, diciamo strutturata con delle architetture industriali e soprattutto una sorta di enclave interclusa all'interno di una città che fa pressione, che necessita di nuovi spazi aperti, che necessita di nuovi spazi pubblici, ma soprattutto di nuove connessioni. Quindi un progetto sostanzialmente di nuova porosità, che rompe il recinto di questo quartiere, lo apre alla città, lo fa diventare sostanzialmente un luogo di transizione, di passaggio, ma anche un luogo di attrezzature, di verde urbano, attraverso nuovi principi di resilienza, di utilizzo delle acque, di drenaggio e di costruzione di spazio pubblico. Questo progetto diventa, all'interno di quella visione multiscalare, diventa un frammento intelligente che si è in grado di mostrare come delle nuove connessioni possono guidare ecologicamente anche la rigenerazione puntuale di alcune aree. L'ultimo progetto che vi faccio vedere è questo dell'ex Nato, una zona a ovest di Napoli che riguarda appunto un quartiere degli anni 30 che viene utilizzato per molti anni come quartiere militare, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 2000, in cui appunto rappresenta il quartiere generale delle forze alleate della NATO nel Mezzogiorno d'Italia. Un quartiere d'autore che lavora su un rapporto anche molto interessante con il paesaggio, con le tipologie dell'architettura, con l'organizzazione dello spazio aperto. Un quartiere che viene ricucito e ricollegato con la città a fronte del fatto che è stato utilizzato per molti decenni come una sorta di recinto chiuso, inaccessibile, impenetrabile da parte di una città che faceva pressione sulla sua consistenza. Un quartiere che appunto dobbiamo ripensare e riprogettare attraverso la ricostruzione di connessioni che sono connessioni fisiche, di accessibilità, oltre che evidentemente ecologico e paesaggistiche. E l'efficacia di questo progetto è stata appunto nella costruzione di un processo molto intenso e anche molto ricco di dialogo sociale, in cui abbiamo cercato di comprendere
quali fossero le potenzialità della situazione, quindi ribaltando in effetti anche un concetto di efficacia del progetto urbanistico, laddove appunto l'efficacia non è soltanto trasformazione lineare del territorio in coerenza conformativa con il piano, ma la capacità di capire quali sono delle condizioni per cui questo contesto possa essere valorizzato e possano essere valorizzate le sue potenzialità anche al di là del processo più burocratico di pianificazione. Tanto è vero che poi questo quartiere, ancora prima che il piano venga approvato, siamo in fase di approvazione, questo quartiere è diventato un nuovo fulcro delle attività pubbliche e sociali di questa parte della città. È diventato un quartiere pienamente rigenerato, riqualificato, e diventa anche un punto di partenza complessivo per la rigenerazione di Napoli Ovest. Avete visto sullo sfondo il grande progetto di Bagnoli, ancora fermo purtroppo da 30 anni. Queste sono alcune vision, sono alcune immagini dello spazio interno. In generale, dunque, costruire queste visioni rappresenta appunto un'immagine attesa per quello che sarà quella che sarà la trasformazione di questo quartiere. Dunque, l'economia circolare rappresenta sostanzialmente una sorta di principio aperto che consente di concepire il territorio come un complesso di risorse per lo più non riproducibili, ma sicuramente trasformabili. E la loro trasformazione sicuramente passa per un progetto che sia innanzitutto conoscenza interpretativa delle componenti fisiche e sociali, ma passa per un'attitudine rigenerativa che richiede una selezione intenzionale delle tracce, dei sedimenti, dei valori, una sorta di selezione in forma di progetto che sia in grado di salvaguardare innanzitutto un principio di continuità, che è la continuità ecologica, ma anche quella sociale. Vi ringrazio. Grazie professore Michelangelo Russo, grazie per la generosa lezione e anche per aver forse cominciato a costruire dei ponti con i temi di domani, le sessioni di domani sullo spazio e il progetto della città come risorsa rinnovabile. Una nota tecnica, perché abbiamo visto che siamo molti e questo ci fa gran piacere, ma non riusciamo ad abilitare contemporaneamente tutti nel poter partecipare con le domande alla chat. Per questo chiedo a chi volesse, mentre continuiamo con i discussant, chi volesse intervenire, è pregato di alzare la mano, che dovrebbe essere un'operazione possibile anche per chi non partecipa direttamente, perché così c'è più facile abilitare direttamente chi vuole intervenire. Ecco. Detto questo, passerei la parola allora a Ilda Curti. Forse ha il microfono spento. Sì. Eccola qui. Grazie. Riattivo l'audio e anche la videocamera. Ok, mi sentite e mi vedete? Sì. Che ormai sì. È il nuovo incipit di ogni conversazione in epoca pandemica. Che smutatemi, mi sentite e mi vedete. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità e del fatto che ho ascoltato con moltissimo interesse, ho preso anche un sacco di appunti perché continuo ad avere la sindrome della studentessa e provo a reagire dandovi dei flash, insomma, molto veloci. Io non sono né un architetto né un urbanista, ho una formazione da filosofa. Mi sono sempre occupata di città, ormai è 30 anni quasi che mi occupo di città, ma mi sono sempre occupata di processi abilitanti per generare forme di città e di comunità urbane, tentando talvolta anche di evitare il conflitto, insomma il crash tra comunità urbane del rancore, della cura, come le chiama Bonomi, che nei territori delle nostre città abitano e non si riconoscono. E mi sono anche occupata per lunghi anni, avendo fatto anche l'amministratore pubblico, di politiche pubbliche e ho tentato anche di fare innovazione amministrativa, perché ritengo che non sia possibile fare innovazione sociale se non c'è anche innovazione amministrativa, cioè se non cambiamo la cassetta degli attrezzi.
perché l'innovazione amministrativa, diciamo, è l'elemento, il dispositivo abilitante di pratiche innovative di uso della città. E fondamentalmente ho perso perché, come diceva Gabriele Pasqui, sono impastata di Novecento, pensavo si potesse fare la rivoluzione e invece sto nel... E invece ho capito che ci sono piccoli passi incrementali. E quindi, insomma, ho da 5 anni sono rientrata in una dimensione professionale in parte, ma poco accademica. Allora, volevo consegnarvi delle riflessioni rispetto a quello che ho ascoltato, ma anche su dei ragionamenti che ritengo necessari, che sono ancora larvali, o almeno io ho ancora larvali e in forma magmatica, sul fatto che, insomma, tutti i paradigmi e anche le categorie che fino a un anno fa mi convincevano, oggi mi sento costretta a rimetterle completamente in discussione. Cioè, non credo possiamo parlare di città e di città come moto, che rigenera le sue risorse, se non prendiamo atto che viviamo una fase pandemica e post-pandemica che ha rimesso completamente in discussione il ruolo e la funzione sociale della città. Come dice un proverbio cinese, siamo condannati a vivere tempi interessanti, e quindi questa condanna ce la sentiamo tutta sulle spalle, però è anche, diciamo, l'incipit per dire ora mai più. La pandemia ha accelerato dei processi di una normalità che non era normale, e quindi ora mai più. E allora, riflessioni sulla città pandemica che mi fanno pensare che la città di carne, quella che chiamiamo impropriamente civita, insomma, quella, io la chiamo la città di carne, quella fatta di uomini, donne, muscoli, conflitti, cocomerai, persone che abitano la città di pietra, l'URSS, durante la pandemia si è riappropriata di spazi inediti, fisici e digitali, che hanno stravolto le modalità d'uso della città. Dal periodo in cui eravamo tutti entusiasti e cantavamo dai balconi, alle reti, la didattica a distanza, i negozi di prossimità che si sono dotati, anche il fruttivendolo sotto casa mia, di Satispay e di modalità digitale, quando fino a un anno fa si pagava solo in contanti e senza scontrino, le consegne a domicilio, le migliaia di giovani volontari che hanno consegnato ai vicini di casa, ma nello stesso tempo il delivery dello sfruttamento, che è diventata una nuova forma di economia, i rider che rappresentano l'unico elemento mobile della città vuota, gli homeless sotto i portici dei centri storici che sono vuoti di uffici e attività. Non so se è così a Napoli, non so se è così a Milano, a Torino sicuramente il centro storico svuotato di funzioni, di servizi e di uffici in realtà è diventato il luogo dove la povertà abita perché trova il modo di più o meno trovare riparo. I cinghiali che frugano nei cassonetti della spazzatura, cioè la natura è entrata prepotentemente di nuovo nello spazio pubblico della città, appunto a Torino i cinghiali sono scesi oltre il Po, dai boschi della collina. Le vite di scarto che si affacciano alla città valorizzata approfittando del vuoto. Allora, tutto questo penso che ci imponga di ripensare alla città come corpo, in cui riprogettare un metabolismo circolare di tutte le sue funzioni, un metabolismo biochimico, cioè quell'insieme di trasformazioni che consentono in qualche modo il mantenimento vitale degli organismi viventi, cioè ricucire urbs, civitas e polis è la grande scommessa, ma anche la grande fatica. Poi vi chiuderò con questa grande fatica. Quindi significa ripensare delle città policentriche, ridando al senso, diciamo, risignificando il termine policentrico, che è stato il grande mantra degli anni 90, per cui il centro è il centro, poi alle periferie gli diamo da una parte una funzione di servizio, da un'altra parte gli facciamo la villette e tutto, e la città più o meno rivive. In realtà noi abbiamo bisogno di ripensare alle città dentro la città, che siano capaci di generare prossimità, non esclusivamente per produrre nuova socialità e nuovo civismo, che pure è un elemento, insomma,
ma sicuramente come un ripensamento della prossimità in termini di servizi e di cattura del valore economico che i pezzi di città possono produrre. Moreno, che è l'ispiratore della Ville du Quart d'Heure di Parigi, della Hidalgo, dice che dobbiamo reinventare l'idea della vicinanza urbana come strumento di ripensamento della città. Perché questo significa anche poter pensare di riorganizzare e risignificare i luoghi e la città pubblica. Succederà qualcosa? Usciremo dallo smart working? Tutti ci auguriamo di sì, perché non ne possiamo più di guardarci attraverso lo schermo. Ma sicuramente la città non tornerà più come prima. Non ci saranno più... Perché economicamente è più redditizio tenere chiusi gli uffici e affittarli ogni tanto e tenere la gente a casa. E quindi questo cosa significa in termini di indotto, in termini di reti corte, di filiere economiche, ma anche di filiere occupazionali. E questo ci permette di generare un nuovo pensiero sui luoghi di lavoro, sulla mobilità. Succederà che migliaia e migliaia e migliaia di persone si riverseranno a Milano alla stessa ora da Bergamo, da Pavia, da tutta l'Interland milanese per andare a lavorare negli uffici, in metropolitana, in macchina, in treno? Ma sì, no, magari no, e magari forse è meglio ripensarle quelle funzioni urbane, perché non è detto che quello sia produttore di ricchezza. E allora... Proprio partendo anche dalla mia esperienza, dalla mia storia, penso che sia fondamentale non tanto concentrarsi sul progetto di città, quanto piuttosto ripensare alle regole d'uso della città. Noi abbiamo ereditato delle regole d'uso della città che sono figlie del Novecento. Abbiamo bisogno, prima lo diceva molto bene il professor Russo, no? Riprogettare porosità. Abbiamo bisogno di porosità, di riprogettare città porose. Per farlo dobbiamo riprogettare le regole d'uso della città, che sono figlie del Novecento, che ha irrigidito, chiuso i margini, come dice Sennett. In qualche modo la città zonizzata, ipernormata, dove c'è il luogo della produzione, il luogo del lavoro, il luogo della residenza, il luogo del wasir, il luogo della cultura, il luogo dove gli standard definiscono la costruzione della città. Una città ipernormata che regola i comportamenti, gli usi, la gestione dello spazio pubblico, con sempre il primato dell'attore pubblico in relazione a un privato inteso come il privato che produce valore economico e fondiario fondamentalmente, quindi interessante per il mercato urbano. Quel paradigma ha ancora senso? Forse non aveva senso neanche dopo la grande crisi del 2008, è fermo quel paradigma, non l'abbiamo voluto riconoscere. Però quel mercato, il mercato urbano, la cattura del valore intesa come relazione tra attore pubblico e attore privato proprietario, fondiario e capace di catturare valore economico, forse non funziona più. E in realtà, e qui mi richiamo, vorrei darvi una riflessione sui processi di economia circolare di cui le città possono essere produttrici, che in realtà esistono ma che sono in mano all'economia informale. Cioè la città usa i suoi rifiuti, perché le vite di scarto di cui parla Bauman sono quelle che in qualche modo rimettono in circolo i rifiuti, gli scarti della città. Penso... alle batterie dismesse delle automobili, al traffico che c'è per portarle in paesi del sud del mondo. Penso ai mercati abusivi informali che vendono trapani usati, e vestiti e stracci dismessi, cioè quelle di cui diciamo tutte quelle forme. Diciamo che Latouche chiama l'arcipelago dell'economia informale, che è stata in qualche modo un fenomeno che è stato affrontato attraverso processi di negoziazione delle regole in altri continenti, ma che in Europa in realtà, siccome nel Novecento questo fenomeno è un fenomeno che era sostanzialmente marginale e residuale,
non ha semplicemente gli strumenti e gli strumenti per poter avviare delle pratiche di negoziazione con appunto l'arcipelago dell'economia informale, che è fatto di tutte le scale, dal nero che lasciamo da parte, ma anche tutte le scale di grigio. Non si può fare, non si può vendere merce usata se non si ha una licenza, e per avere una licenza devi essere iscritto alla Camera di Commercio, e per essere iscritto a una Camera di Commercio devi avere le competenze, e in tutte le nostre città invece ci sono fenomeni di uso dello spazio pubblico informale che producono microeconomie, che producono sostegno al reddito. Allora, in tutto questo non voglio tediarvi, perché io ho passato 20 anni della mia vita a regolarizzare l'informale a Torino, in parte ci sono riuscita, in parte no, però appunto facendo innovazione amministrativa, cioè cercando le strade, gli strumenti per poter consentire, perché l'economia circolare non è soltanto roba da bobo, come dicono i francesi, o da fighetti, come diciamo a Torino, ma è anche, diciamo, un modo per poter rimettere a valore le risorse della città, e facendo in modo che però questo produca fenomeni inclusivi anche per coloro che non hanno strumenti e capacità di stare all'interno di un mercato urbano formalizzato, regolare e definito. Ve la butto un po' come provocazione, insomma, in questo. L'altra cosa su cui volevo riflettere con voi o darvi dei punti, degli spunti, è quanto in realtà la città post pandemica, o pandemica perché non siamo ancora post, però ci permette di ripensare dei paradigmi desueti che erano già in crisi in termini di produzione del valore economico, sociale e culturale, con un rischio che mi sembra molto evidente, vale a dire l'accentuazione dei processi di segregazione e esclusione attraverso quella che viene chiamata l'urbanistica ostile, che sposta i margini. Già sentiamo gli echi del nuovo progetto urbano di una parte degli architetti e degli urbanisti, soprattutto italiani, che dicono dobbiamo ripensare, fare, costruire, ma citando il vostro mentore all'origine, Bernardo Secchi, le ingiustizie sociali sempre più si rivelano nella forma delle ingiustizie spaziali, e c'è una responsabilità politica dell'urbanistica, non tanto sul terreno dei valori quanto sulle tecniche e sui dispositivi, dice Secchi. Su questo c'è bisogno di una riflessione attenta, ma che abbia con sé, che porti con sé la visione politica della trasformazione della città. Chiudo dicendo che non voglio rubare troppo tempo. Sono molte le cose che mi vengono in mente. Penso si debba ripensare alla fruizione dello spazio pubblico, non tanto in termini di progetto quanto in termini di riapertura di un uso sociale e sicuro dello spazio, intendendo per sicurezza non tanto la visione securitaria a cui siamo stati abituati, ma riprogettare a partire dallo scontro e dall'incontro tra immunità e comunità, che due termini che sono stati profondamente messi in discussione e in crisi in periodo pandemico, ma che hanno riportato sul tavolo e sul piatto il fatto che immunità e comunità devono poter stare insieme. Possiamo essere immuni sentendoci comunità, oppure possiamo, diciamo, perdere il senso del sentirci appartenenti a una comunità per garantirci immunità e sicurezza. Allora voglio lasciarvi con una nota di pessimismo totale, perché in tutto questo facciamo delle riflessioni molto interessanti. Nel frattempo al Senato della Repubblica è in discussione la legge sulla rigenerazione urbana, e tutti diciamo finalmente siamo forse il paese, pur essendo nella retorica il paese delle città dei 100 campanili, insomma l'80% abbiamo inventato il modello delle città in Italia, però siamo un paese che continua ad avere il Dipartimento delle aree urbane all'interno del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cioè continua a essere quello l'impianto. In Francia, pur avendo, voglio dire, una crisi urbana quasi irreversibile, ma hanno un ministero, la DIV, la divisione, cioè il Ministero della Ville, da circa 30 anni, dal periodo di Mitterrand,
che mette insieme le politiche urbanistiche, le politiche di riqualificazione dello spazio pubblico, le politiche educative, le politiche sociali, le politiche culturali. Noi siamo sotto le infrastrutture e i trasporti, continuiamo, cioè le aree urbane sono sempre lì, però finalmente c'è la legge sulla rigenerazione urbana, che vi invito a leggere sul sito del Senato, ma vi leggo soltanto come chiosa pessimista la definizione che viene data di rigenerazione urbana. Un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree complessi edilizi, altro che corpo della città, altro che città nel suo insieme e nel... Ma questo è, diciamo, la definizione del primo articolo della legge sulla rigenerazione urbana, dice che è un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie. Quindi la visione sistemica non c'è, ma è in realtà una legge che destina 500 milioni l'anno per i prossimi 20 anni a politiche di rigenerazione urbana nelle città. Questa è la grande occasione che ho l'impressione, se non viene silurata al Senato, ho l'impressione che sia la grande occasione persa per esattamente ripensare alle forme di ripensamento della città nella sua funzione metabolizzatrice e quindi capace di rigenerare risorse e relazionarsi al territorio circostante. Ho esaurito i miei 10 minuti, molto altro mi verrebbe da dire, ma mi fermo qua. Grazie. Grazie a Ilda Curti per il suo intervento. Farei subito cominciare Simone Rusci. Grazie anch'io. Mi unisco ai ringraziamenti per l'invito, cerco di stare nei miei 10 minuti, promesso, e cerco di fare un po' così il discussant, quindi cerco di prendere alcuni temi comuni agli interventi per porvi dei problemi, ovviamente non posso darvi le soluzioni. In particolare parto dalla domanda che faceva all'inizio Alessia Franzese, ovvero la città è una risorsa rinnovabile. Però partendo da un punto comune che mi sembra abbia caratterizzato tutti gli interventi, che è una riflessione sul tempo, cioè in particolare sui tempi lunghi di politiche, di metabolismi, di modelli di business, per prendere le parole di Russo, Barbera e Pasqui. E in questo però mi tornerebbe utile allargare un po' il vocabolario che ci siamo dati, quindi estendere questa riflessione sul tempo abbinando alla parola risorse un'altra parola, che è la parola valore. Le risorse, diciamo, sono il presupposto all'attivazione di processi di valore. Il valore, per utilizzare le parole della Mazzuccato, che è già stata citata, è un processo di creazione di utilità, in qualche modo, di utilità varie, quindi di utilità in termini di benessere, di utilità in termini economiche, ma di utilità anche in termini ambientali, ecosistemici, quindi non necessariamente di creazione di utilità antropiche, ma anche di altre utilità. Quindi il valore come processo, quindi come fase intermedia tra una risorsa che, sulla quale non possiamo intervenire, la città è una risorsa, mi verrebbe da dire forse è un valore perché ci possiamo intervenire, sulle risorse difficilmente possiamo intervenire. E poi altri due concetti che stanno in termini temporali ancora più in là, che sono la ricchezza e il consumo. La ricchezza è l'immobilizzazione del valore prodotto, delle utilità prodotte, quindi è il congelamento di queste utilità, mentre il consumo è l'esatto contrario, è la dispersione o la trasformazione di queste utilità. Perché faccio questa riflessione? Perché ho l'impressione che il valore della città è un valore che non possiamo controllare, cioè temo io che sia un valore che non sappiamo né quando né dove si manifesterà. Non lo sappiamo e ce lo dimostrano i fatti. Pensiamo ai processi di polarizzazione che hanno caratterizzato il nostro paese di recente e che hanno reso dei territori completamente periferici. Abbiamo investito nel passato ingenti risorse anche per intervenire sull'obsolescenza di edifici, sull'obsolescenza di strutture, quando in realtà poi non ci siamo accorti che questa obsolescenza stava interessando interi territori, quindi stavamo
per essere caratterizzati da un'obsolescenza posizionale che avrebbe vanificato qualsiasi sforzo sia di sollecitazione delle risorse, ma sia soprattutto di attivazione di processi di valore, perché concentrandoci su elementi puntuali ci scompariva invece i processi di valore vero, che a volte sono processi territoriali. Da questa assunzione, quindi dal riconoscimento, a mio avviso, che i processi di valore non sono processi così controllabili e non sono processi così prevedibili, né in termini di metabolismi, né in termini... aggiungo in fondo una risposta a Gabriele Pasqui sulla retorica della sostenibilità, che mi sta particolarmente a cuore. Però, diciamo, partendo da questo, dal riconoscimento di questa imprevedibilità del processo di valore, vi pongo due domande. La prima è sul ruolo del progetto. Il ruolo del progetto nella conservazione dei valori e nella conservazione nella valorizzazione delle risorse è davvero un ruolo proattivo, cioè intervenendo forzatamente su alcuni contesti con il progetto, davvero tuteliamo le risorse e attiviamo processi di valore? Oppure questo progetto non è altro che la giustificazione a una comunque frenesia trasformativa e di consumo, e che quindi ci dice che anche nel campo della rigenerazione tutto sommato il paradigma poi non è così cambiato, nel senso, noi stiamo parlando di rigenerazione, ma parliamo di rigenerazione, e questo Ilda Curti ci dava quella scudisciata di pessimismo data da quella definizione, ma effettivamente è vero, cioè quanto questa rigenerazione sta creando un nuovo paradigma? Io non lo vedo, nel senso, vedo dei processi di valore gestiti attraverso progetti che vogliono gestire queste risorse non in termini di lungo periodo, assolutamente, ma lo vogliono gestire qui e ora, e quindi utilizzano, e qui torno alle parole di Gabriele Pasqui, una retorica della sostenibilità anche per giustificare questo tipo di approccio. Quindi la retorica della sostenibilità serve a intervenire qui e adesso attraverso il progetto, anche laddove non ci sono i presupposti sotto il profilo di valore per intervenire. Quindi sollecito in particolare Michelangelo Russo, che più di altri si è soffermato sul progetto, su questa riflessione, cioè quanto effettivamente il progetto oggi agisca in un orizzonte di lungo periodo e quanto sia uno strumento di azione sul lungo periodo. L'altra domanda che vi pongo è un po' il ruolo dell'urbanistica, ora un termine che non si usa più, sembra quasi diventato anzi scandaloso quando uno parla, dice urbanistica, è sicuramente un non addetto ai lavori, allora diciamo delle politiche urbane, qual è il ruolo di queste politiche urbane? Mi verrebbe da dire che forse in una logica di lungo periodo l'atteggiamento dell'urbanista e dell'amministratore forse non dovrebbe essere quello trasformativo e nemmeno forse quello di pianificazione, anche strategica, forse dovrebbe essere più quello della custodia. Cioè, se davvero noi crediamo in un orizzonte di lungo periodo nel quale alcuni valori, alcuni processi di valore possono manifestarsi, questi processi di valore sono processi di valore inattesi, allora non possiamo sapere dove cadranno e come cadranno, e allora dobbiamo forse essere custodi di un patrimonio più che attori proattivi nella sua trasformazione. Grande discussione sulle politiche di contrazione urbana, sulla possibilità di demolizione, sulla riversibilità del costruito, ma davvero vogliamo rendere reversibile la costruzione, l'espansione della città che ha impegnato così tante risorse, quando magari tra 200 anni quegli immobili che noi abbiamo demolito avrebbero potuto essere al centro di processi di valore? Quindi mi piacerebbe, insomma, avere da voi qualche suggestione su questi due ruoli: da una parte il ruolo del progetto, se forse il progetto oggi in questo orizzonte così variegato, così multidisciplinare, così complesso e anche forse così meno pianificabile rispetto al passato continua ad avere un valore, continua ad avere un'efficacia, e sul ruolo dell'urbanista e delle politiche urbane oggi rispetto, e mi riferisco in particolare rispetto forse Filippo Barbera faceva vedere le varie pubblicazioni sulle disparità territoriali che mi sono care per tanti motivi, ecco, rispetto ad esempio a quei contesti lì, quale
qual è il ruolo dell'urbanistica, cioè quello interventista e quindi di mettere mano adesso, qui, ora, e porsi il problema di dover dare necessariamente oggi una soluzione, o è quello di accettare da una parte la nostra impotenza rispetto a processi territoriali molto complessi, molto forti, che spostano davvero valori e sui quali noi forse possiamo fare poco, e quindi rinchiuderci in questo ruolo che ho chiamato io di custodi, ma nel senso di preservare delle risorse che possono poi essere attivati in processi di valore magari tra 200, tra 300, tra 500 anni. Del resto noi oggi stiamo sfruttando, anche pensando ai grandi temi della rigenerazione, abbiamo sfruttato di recente il grande deposito degli investimenti industriali di almeno un secolo fa, e naturalmente un secolo fa sarebbe stato imprevedibile che dopo 100 anni qualcuno come noi avesse smantellato un sistema produttivo poi per farne altro. Quindi vi lascio, ovviamente al solito, fortunatamente il mio ruolo era quello di non dare risposte ma di lasciare aperti interrogativi, che è cosa abbastanza facile, e quindi vi lascio con questi due interrogativi, il ruolo del progetto e il ruolo dell'urbanista. Grazie anche a Simone Rusci e ad entrambi i nostri discussant per essere stati davvero stimolanti e aver messo in tensione anche le parole chiave su cui abbiamo sollecitato in questa masterclass. Ricordo a tutti che se volete intervenire è possibile scrivere nella chat per chi è stato già abilitato, siamo riusciti a farlo per un buon numero di persone, però non ancora tutti, quindi chi non è ancora stato abilitato e volesse intervenire può alzare la mano e verrà inserito nella lista tra i partecipanti e i relatori. Lascerei lo spazio adesso anche ai miei colleghi per un intervento, oppure possiamo lasciare un primo giro di risposte ai nostri lecturer. Sì, posso dire, ma ho una cosa brevissima che mi ha stimolato la relazione di Simone Rusci, cioè, e non avevo mai pensato, in effetti potrebbe essere interessante pensare ai processi di rigenerazione urbana, di programmazione, di insomma, disegno urbanistico, avendo a mente il fatto che non sai il valore dove andrà a finire e chi andrà a avvantaggiare, utilizzando il principio di Rawls del velo d'ignoranza. Cioè, che come dice Wikipedia, che ho appena aperto perché non me lo ricordavo a memoria, ogni persona ha un eguale diritto alla più estesa libertà fondamentale, compatibilmente con una simile libertà degli altri, le ineguaglianze economiche e sociali sono ammissibili soltanto se sono il beneficio dei meno avvantaggiati. No? Nella teoria della giustizia di Rawls, questo neocontrattualismo moderno per cui si agisce, diciamo, una sorta di posizione originaria, come se si fosse uno spettatore imparziale dei processi, cosa che non si è mai, perché siamo sempre tutti calati in posizioni reali di potere, no? Con interessi vestiti e quant'altro, però è interessante questa cosa, cioè proprio alla luce del fatto che il valore non sai cosa ti succede, cioè, come dire, no? Un cambiamento, senza esagerare, voglio dire, di shock esogeni come le pandemie, non lo so, insomma, magari ne capiteranno ancora, però anche cose più micro, più di medio raggio, però veramente sono delle fluttuazioni, un cambiamento politico, un ciclo politico che finisce, un cambiamento tecnologico che spazza via interi luoghi o la loro, come dire, il posizionamento sulla frontiera. Ecco, di fronte a questa situazione qua potenzialmente caotica e imprevedibile, usare il velo di ignoranza come criterio di giustizia della progettazione, in effetti potrebbe essere, cioè non lo voglio dire io, mi sembrava una cosa interessante per andare dietro al ragionamento che faceva Simone, insomma. E credo che Ilda Curti nel suo lavoro concreto, diciamo, quando ha fatto l'assessora, in qualche modo lavorasse in quella direzione per provare a unire due relazioni. In realtà il velo di ignoranza, diciamo, dovrebbe servire anche a nascondere, dovremmo porci nella posizione di non sapere
chi è forte e chi è debole. Quindi sì, quello è il presupposto, fai finta di non saperlo, esatto. È normativo, però l'urbanistica è un po' normativa anche come disciplina, diciamo, no? È come chiedere, diciamo, a Milano di fare delle politiche pensando di essere potenza. Insomma, esatto. Qualcosa del genere. Però sì, sono legate le due cose. Posso fare una piccolissima battuta, brevissima anch'io? Lo chiedo a loro, ai ragazzi che gestiscono, va bene? Certo, certo. Propongo di fare un primo giro tra... Ah sì, sì, è proprio una battuta anche la mia. A parte che io non mi fido tanto del velo di ignoranza di Rawls, perché l'applicazione pratica è talmente irrealistica, cioè è molto interessante concettualmente, però... Nella realtà la densità, diciamo, del nostro essere collocati in una posizione... Appunto, quando mai Milano si metterebbe al posto di Potenza? Ma non ci pensa nemmeno. Cioè, è molto complessa questa cosa. Però questa è una piccola battuta scherzosa, Filippo, anche se è chiaro che il principio è interessante, no? Molto interessante. No, io volevo dire una cosa sul tema del progetto. Io non ho quasi parlato di questioni progettuali o anche di pianificazione. La prospettiva, le cose che abbiamo detto oggi, a mio avviso, in generale lasciano ampio spazio al ruolo del progetto in tutte le sue varianti. Io non credo che il punto sia di smettere, per esempio, un atteggiamento progettuale anche di breve periodo di risposta immediata ai problemi. Per niente. Quando intendo progetto in un'accezione molto lasca, cioè non necessariamente il progetto di rigenerazione o i progetti bellissimi che ha fatto vedere Michelangelo, eccetera. Penso che dovremmo immaginare come la situazione attuale, in tutte le sue configurazioni, comprese le cose molto molto interessanti che ha detto Ida Curti su effetti, diciamo, più o meno permanenti della condizione attuale, rimettano in gioco alcune logiche del progetto e anche della pianificazione, per usare un'espressione un po' d'antan. Sottolineo il fatto che mai come oggi esiste, diciamo, oggettivamente una domanda di pianificazione. Avremo fra le mani tanti soldi pubblici come mai li abbiamo avuti negli ultimi 30 anni, 40 anni, adesso non saprei dire, no? Su questo punto c'è una responsabilità anche delle culture tecniche. Faccio un po' di pubblicità anch'io, Simone vi ha partecipato e altre persone che sono qui vi hanno partecipato, Federico Zanfi è uno dei curatori, fra poco uscirà un libro che si chiama Ricomporre i divari, progetti e politiche territoriali contro le disuguaglianze per la transizione ecologica, che ho edito dal Mulino e che è l'esito di un lavoro collettivo, diciamo di un gruppo molto ampio di ricercatori, un po' milanesi e molti no. Quel testo è un tentativo di prendere sul serio una visione molto di lungo periodo e molto radicale di alcune questioni, transizione ecologica da una parte, disuguaglianze sociali dall'altra, ma di farlo atterrare su alcuni progetti che sono fattibili nei prossimi 6 mesi, un anno, se il recovery fund viene fatto con un minimo di sensatezza territoriale. Ecco, secondo me questo è il nostro ruolo, proprio nostro, no? Di persone che si occupano di territorio, che provano a mettere a terra la questione della disuguaglianza insieme a un'interpretazione radicale della transizione ecologica. Secondo me, Simone, questo è una cosa che si può fare. Fermo restando che ci sono sicuramente anche le necessità di avere una cautela, come dire, rispetto ad alcune derive ideologiche di alcune parole chiave, su questo sono molto convinto, ma poi alla fine questo dobbiamo fare, affrontare i problemi di disuguaglianza, avremo una crisi economica e sociale che secondo me non riusciamo a immaginare, perché la condizione di fragilità sociale che noi vediamo adesso con i ristori, la cassa integrazione eccetera, fra un anno sarà una cosa che le nostre città, compresa la simpatica Milano, soffriranno enormemente. Quindi abbiamo di fronte a risorse pubbliche, possibilità di fare progetti sensati se ci riusciamo, una situazione economico-sociale, territoriale, materiale molto difficile. Caspita, c'è molto da fare, eh? Anche io una battuta rapidissima. Innanzitutto ringrazio i Discussant per gli interventi molto, molto interessanti. Utilizzerei anche io sempre il progetto in maniera molto lasca, come diceva Gabriele. Cioè, credo che la vera crisi del progetto contemporaneo sia proprio in questa dimensione più ampia di lungo periodo, ma soprattutto in una dimensione più politica. Cioè, oggi non è più molto interessante, perlomeno per
quanto mi riguarda, cercare di capire il piano, migliorare il piano, eccetera. Cioè, io credo che la crisi, in particolare il mio test molto efficace della città di Napoli, la crisi è quella di un progetto pubblico che sia un progetto collettivo, cioè sia un progetto inteso proprio realmente come una visione condivisa e convincente di futuro, sentita, comunicata per le persone. Cioè, per esempio, in questa città noi abbiamo un'amministrazione che per molti anni ci dice attuiamo il piano. Questo, il nostro piano è un piano di 30 anni fa. Attuare il piano non significa fare un progetto, e non è quello il progetto. Il progetto è quello di pensare come, che cosa cambierà nel lungo periodo, e quindi costruire delle visioni, e quindi costruire una sorta di comunicazione che renda tutti quanti consapevoli di quale storia stiamo condividendo e stiamo vivendo insieme. Una storia che è fatta di temi ecologici, temi infrastrutturali, temi di diseguaglianze e di simmetrie dello spazio. Quindi oggi io credo che realmente l'efficacia dell'urbanistica si giochi sulla capacità di mettere in tensione visioni e anche tattiche. Nel senso, le visioni sono una sorta di messaggio, una sorta di costruzione politica di futuro da condividere, come dicevo. E poi io devo dirvi la verità che sono molto più interessato, per esempio, a un tempo brevissimo, a un uso temporaneo dello spazio, come rivitalizzare, riattualizzare, diciamo, rimettere in circolo alcuni flussi all'interno di aree obsolete e obsolescenti che sono lì immobili, che continuano a mantenere tutte le loro criticità dal punto di vista sociale, di degrado, di marginalità. Pensate per esempio alla zona di Bagnoli di Napoli, no? Stiamo aspettando questo piano da anni, commissariamenti, non vi racconto tutta la storia. Lì si potrebbe lavorare con, diciamo, delle piccole invasioni temporanee. Si potrebbe prendere la grande piattaforma che vogliono demolire e farla diventare un grande parco sul mare. Cioè, voglio dire, è questo ora il tempo che ci potrebbe consentire realmente di essere convincenti, efficaci, che potrebbe forse riavvicinare anche un po' le persone a questa dimensione politica del progetto della città. Forse lavorare alla microscala ci consente di disvelare alcune discontinuità, di esaminare processi e cicli proprio dall'interno, no? Come una sorta di geologo che osserva i depositi di un giacimento fossile in generale. Grazie professore. Ho visto che c'era Stefano Munarin con la mano alzata. Sì, se non c'erano gli altri autori che volevano intervenire, volevo provare a fare una battuta su questa idea del valore a cui a un certo punto, su quale a un certo punto hanno discusso Rusci e Barbera, tra gli altri. Perché a me sembra, può essere interessante anche su questa cosa appunto dell'ignoranza rispetto a dove il valore atterrerà in qualche modo, no? Allora, a me sembra che i migliori progetti, i migliori modi di pensare il progetto urbanistico sia sempre stato un modo di pensare il progetto urbanistico, l'intervento sulla città, come supporto, come infrastruttura, come qualcosa che costruiamo proprio nell'ignoranza delle pratiche e della, come del, no, appunto, e della ricaduta del valore. O meglio, siamo consapevoli che il valore passerà. Quanto valore, quanti valori sono passati in ogni metro quadro di una nostra città italiana, no? Nel tempo lungo della storia di quella città. Il valore va e viene, si riproduce, cambia, le pratiche, appunto, la città proprio è anche questo, no? È un continuo mutamento, e in questo senso è anche risorsa. In questo senso è di essere infrastrutture e supporto alle pratiche, ai processi, è risorsa. Allora, i progetti, anche quando guardavo i progetti di Michelangelo oggi, io li guardavo da quel punto di vista, no? Sono dei progetti che provano a dire: se vogliamo immaginare un processo di rigenerazione a Napoli, dobbiamo immaginare questi luoghi, queste cose che lui ci mostrava, sono la base, insomma, veramente le prime cose che dobbiamo mettere in tavola perché il processo possa avvenire, no? Non sono lo stato ultimo
non sono la prefigurazione della forma, non so come dire, no? Forse in questo senso sono qualcosa di diverso da un progetto novecentesco, adesso scusate per semplificare, no? Perché non è una preconfigurazione di uno stato finale, è la definizione di un supporto, di un'infrastrutturazione del territorio, dove infrastrutturazione non vuol dire per fortuna sempre cemento e asfalto, vuol dire infrastrutturazione acqua verde, vuol dire un supporto alla mobilità dolce, attiva, vuol dire potersi muovere in maniera appunto porosa nella città, eccetera, eccetera, no? E questo mi sembra la cosa bella, in questo senso la città diventa risorsa nel tempo lungo, nell'ignoranza delle pratiche e dei processi di valorizzazione, ignoranza relativa, nel senso che sappiamo, se faccio il bosco verticale in centro a Milano posso aspettarmi che ci sia un processo di valorizzazione in un certo periodo storico, ma poi so che, chi non sa, so che non sappiamo cosa succederà, no? Cioè, tra 50 anni cosa sarà quell'edificio o quella società che ci abita dentro. Questo per dire anche che è interessante che forse era sempre Rusci che ci diceva forse che più che un progetto di intervento dobbiamo pensare a un progetto di custodia, no? e di presa in cura. E anche questo è interessante, però anche qui riconoscendo che per esempio nelle aree non urbane, non dico neanche nelle aree interne, perché no, ma anche nelle aree che ci sembrano un po' più marginali nel nostro paese, però qualcosa da fare lo dobbiamo, cioè come dire, ci sono dei problemi ai quali dobbiamo mettere mani, i problemi sociali a cui faceva riferimento Pasqui, sono veramente dei rischi grossi che corriamo con l'eventuale fine della pandemia, no? Cioè delle tensioni sociali potenti. Allora, prenderci cura delle aree marginali problematiche del nostro paese vorrà dire comunque in qualche modo intervenire. Potremmo custodire qualcosa che non fa problema, ma molte parti fanno problema perché sono inquinate e se non interveniamo non possiamo custodirle. Molte aree inquinate che ci ha mostrato Michelangelo Russo a Napoli non possiamo custodirle senza intervenire. Molte aree interne del nostro paese non riusciremo a custodirle senza intervenire in un modo che non so neanche io quale sia, perché condivido con Simone, mi sembra che dicesse, non possiamo far tutto dappertutto, non possiamo, come dire, avere ovunque la stessa quantità di cose, la stessa quantità di intervento, perché? Perché non è, sarebbe anche sbagliato, oltre che incredibile dal punto di vista economico, no? Però ecco, sulla città custodia e cura e intervento sono concetti che dobbiamo maneggiare, spesso sono intrecciati tra di loro, no? Richiedono intervento, richiedono pazienza, però ripeto, a me sembra soprattutto immaginando sempre e comunque la città e il territorio come un intervento di supporto, di infrastrutturazione che generosamente anche, come dire, offriamo ai posteri, non so come dire, perché secondo me quando faccio il mio progetto, quando faccio, provo a fare il mio mestiere, è anche quello, l'ignoranza, la bella ignoranza di non sapere a chi sto consegnando quello che sto proponendo, no? Cioè, nel senso che la città è molto più lunga, ha una vita molto più lunga della nostra, appunto, è un dramma nel tempo, ecco, e quindi diventa interessante anche per questo. Posso ribattere veramente telegraficamente a Stefano Munarin, ma veramente solo per chiarire il termine di custodia. intendevo custodia nel senso, quando parlo di custodia, l'approccio di custodia dell'urbanistica, intendo forse cercare di evitare alcuni interventi che sono stati fatti forzando i processi di valore, e mi vengono in mente alcuni casi di rigenerazione urbana degli anni 90 o dei primi anni 2000 che oggi essi stessi hanno bisogno nuovamente di essere rigenerati, cioè hanno completamente fallito, abbiamo forzato la mano, abbiamo agito con l'intervento, pensando che l'intervento dell'urbanista fosse sufficiente ad attivare un processo di valore, non era così perché lì non c'erano i valori, e quindi di fronte a questi temi penso che l'atteggiamento debba essere quello di custodia. Naturalmente, come dicevi tu, è chiaro che laddove c'è un problema non possiamo limitarci a custodire. Lì allora poi apriamo un altro macro tema che io ho trattato nella pubblicazione che diceva Gabriele Pasqui, cioè sulla perequazione territoriale, quindi lì si apre un altro fronte che ci dice che laddove i processi di valore manifestano effettivamente delle utilità,
queste utilità non possono essere, non possono essere godute lì, perché quelle utilità si manifestano lì grazie a delle esternalità negative che si manifestano altrove. Quindi dobbiamo legare gli effetti e gli effetti e le esternalità. Però questo è un tema politico che forse esula anche dal nostro ambito, soprattutto da un ambito spaziale, perché qui allora è proprio una politica quasi fiscale, ecco, direi. Solo per chiarire cosa avevo in mente quando parlavo di custodia. Microfono. Vedo che c'è la mano alzata di Ilda Curti e di Giacomo Magnabosco. Forse sì, sono io, non voglio rubare spazio a chi ci ascolta, semplicemente sono stata sollecitata perché questo tema della custodia e della necessità di non prefigurare futuro, insomma di lasciare i vuoti urbani anche alle prossime generazioni, vi offro lo sguardo del policy maker, stretto tra la necessità di riempire i vuoti, perché la domanda qui e ora è quella di riempire i vuoti urbani che sono fonte di degrado, che stanno in mezzo, penso alla mia città Torino, 6 milioni, 10 milioni di metri quadri di aree industriali dismesse, ne sono state recuperate circa 6 milioni nell'arco di 30 anni, 25 anni, ne rimangono 4 milioni. E che cosa ci facciamo con questa roba? Nulla, non ci facciamo nulla, ma diciamo la pressione sui policy maker di un progetto tanto che ci sia, perché bisogna rispondere alla pressione del fatto che i vuoti urbani sono luoghi che in qualche modo dividono pezzi di città, eccetera, c'è. Detto questo, la butto lì, il tema è anche prefigurare dei dispositivi che consentano gli usi temporanei, cosa che in questo paese è quasi impossibile. Cioè il tema degli usi temporanei, dei vuoti, che lasciano immaginare future funzioni che adesso non ci sono e non ci immaginiamo, ma che potrebbero succedere fra 20 anni, ma nel frattempo quei luoghi si usano, è un altro tema che sta all'innovazione legislativa innovativa, perché francamente è quasi impossibile prevedere l'uso temporaneo soprattutto di immobili industriali che hanno dei livelli di inquinamento e di necessità di bonifica, talvolta di decontaminazione piuttosto significativa. Cioè quel brownfield che ci ritroviamo nel corpo delle città, oltre al fatto che non vogliamo, c'è la retorica del no consumo di suolo, eccetera, ma quel brownfield è una delle sfide più gigantesche che hanno i policy maker o quelli che comunque devono anche rispondere a un ripensamento della città. Non ci sono strumenti legislativi e strumenti amministrativi che consentano l'uso temporaneo, o comunque sono molto deboli, sono molto fragili, insomma sono la butto lì come ulteriore elemento di riflessione. Vai Giacomo. Allora, io ho un quesito che ci porta un po' all'inizio della giornata. Allora, il professor Barbera ci parlava di questo sguardo, diciamo, sulle economie, no? Sulle economie fondamentali che purtroppo ad oggi sono ciò che governano tutto l'aspetto progettuale, erariale e anche politico. Proprio la definizione sia di economia sia di cosa è realmente fondamentale. E a cascata su cosa crea valore e quale sia l'importanza di questo valore, se stiamo veramente parlando di un valore economico. Parlo per il mio ambito di ricerca, sul quale vorrei rimpastare un po' la sollecitazione, che è appunto sull'adattamento ai cambiamenti climatici, su un testo che è After Geoengineering, Daniel Bach solleva la questione che non è sufficiente l'intera economia mondiale a risolvere il problema climatico, neanche dal punto di vista più tecnocratico, appunto, di un intervento di geoengineering. E quindi appunto solleva la questione di cambiare il punto di vista su cosa è valore, su cos'è economia e su cos'è reale necessità. Quindi mi domando, operativamente parlando, un po' per portare la tematica da un livello concettuale astratto a un livello un po' più operativo, sul quale magari iniziare a lavorare su delle tempistiche
sì lunghe ma utili al tempo degli esseri umani prima che si inizi a parlare di concretamente di estinzione. Se il cambiamento climatico lo stiamo vedendo attualmente, non stiamo realmente percependo l'estinzione del genere umano come invece il grosso del panorama scientifico sta prospettando. Allora, la mia domanda è su tre livelli, molto semplice. Su cosa è più efficiente intervenire dal punto di vista di economia fondamentale? Su cosa è più facile intervenire dal punto di vista e cosa invece è più possibile intervenire? Quindi diciamo, sono la stessa domanda che però viene riproiettata nel tempo brevissimo, operativo, breve e lungo. Appunto, do questa sollecitazione. Sì, ma dico qualcosa perché il tema riguardava direttamente la mia relazione. No, interessante quello che dici. È difficile rispondere. Diciamo che allora, una cosa posso dirti, cosa stiamo guardando noi come collettivo e capire se queste direzioni poi intersecano l'efficienza, la semplicità e l'urgenza o l'altra dimensione. Ma noi allora, il tema che ha, mi sembra, una certa rilevanza per le città è il tema del passaggio, diciamo, dai consumi individuali a quelli collettivi e il parallelo, ma che poi deve intersecare, diciamo, passaggio dai sistemi diciamo, basati sulle fossili, quindi all'alimentazione, diciamo, di questi sistemi di consumo collettivi in modo green. Quindi non consumi individuali, ma consumi collettivi, quindi pensare in modo forte alle reti di consumo collettivo, quindi la mobilità come servizio, intermodalità, via dicendo, ma alla compatibilità energetica di questi sistemi, quindi di trasporti. Un'altra direzione, diciamo, questa è più dentro all'interno del gruppo Riabitare, è la combinazione tra la città e quindi di 15 minuti di cui parlava anche prima Ilda Curti e la città metromontana, cioè mettere insieme queste due scale, quindi la prossimità e i servizi di cittadinanza vicini e la gestione di filiere lunghe e complesse energetiche, di trasporto, di scambio di risorse materiali e immateriali tra aree interne e urbane. Ecco, questi due livelli, capire come questi due livelli possono stare insieme. Torino è un caso veramente da manuale da questo punto di vista, cioè i confini amministrativi della città non hanno nessun senso per la progettazione di un territorio, veramente sono privi di senso. La torre grande, la città metropolitana, è anche troppo grande e non ha potere, perché il sindaco della città metropolitana, che è il sindaco di Torino, ma non è il sindaco, non agisce da sindaco. Cioè questa roba qui è un vulnus enorme, diceva Ilda. Io credo anch'io che ci vada innovazione amministrativa, figuriamoci. Però se non intervieni su quella cosa lì, cioè come fai? Poi l'area funzionale importante è la prima, la seconda cintura, che però di nuovo non ha un governo, poi... No, e quindi insomma diciamo la direzione, vedo queste due direzioni come interessanti: il disegno di sistemi di consumo collettivo alimentati e quindi l'efficienza energetica, diciamo, di questi sistemi, il disegno della città 15 minuti certamente importante, insieme a una scala diversa che deve essere, che nel caso ad esempio di Torino, ma anche di altre città, non può che essere quella più ampia dei confini amministrativi. Milano ha delle specificità diverse, come sappiamo, anche no, Milano e Venezia sono le uniche due città metropolitane che non hanno comuni montani all'interno dei propri confini, però Milano ha intorno, diciamo, una regione ricca invece di territori interni, via dicendo, no? Quindi ecco, quindi poi ecco un'altra possibile interessante direzione di lavoro, secondo me, è quella di elaborare nuove metriche. Cioè, ad esempio, di valutare la domanda, io vi faccio una domanda: quanto vale in termini, che valore produce in termini di servizi ecosistemici una famiglia, una coppia che si sposta in una borgata di montagna piuttosto che in un paese, no? Cioè, non abbiamo le metriche per pensare, per valutare, per, come dire, per immaginare e quindi valutare, quindi informare le politiche pubbliche o sostenere certe allocazioni di risorse verso quelle azioni. No, non lo sappiamo. Due persone in una borgata di montagna, una famiglia in una borgata di montagna, hanno un impatto ecosistemico importante da tanti punti di vista.
Ecco, quindi anche questo ci conduce alla, alla pluralità dei modelli, dei sistemi di, diciamo, della pluralità del valore, no? Perché però abbiamo metriche inadatte a pensare il futuro. Non abbiamo metriche per il futuro, insomma. Quindi direi queste tre direzioni qua. Chiedo ai professori Gabriele Pasqui e Michelangelo Russo se vogliono replicare adesso, provare a rispondere alle sollecitazioni di Stefano Munarino e Giacomo Magnabosco, per poi lasciare in chiusura ad Alessia Francese un ricapitolo. E se qualcuno volesse fare delle domande, questo è il momento, perché so che alcuni nostri ospiti... Sì, Luca, volevo fare solamente un piccolo appunto. Beh, intanto volevo un attimo ringraziare tutti per la partecipazione, ovviamente. E volevo riallacciarmi appunto all'ultima cosa che diceva il professor Filippo Barbera, appunto, non ci sono metriche, no? E anche riallacciarmi a quanto ha detto prima il professor Gabriele Pasqui, lì dove il progetto è che si è consapevole, la ricostruzione di nuova alleanza, l'alleanza tra uomo, natura e artefatti, che è un concetto che è stato richiamato anche poi successivamente all'intervento del professor Michelangelo Russo, aveva detto un concetto di mutualismo, per l'appunto. Allora vorrei porre quindi l'attenzione su una riflessione molto molto veloce, perché corriamo un po' con il tempo, che nasce da una lettura che ho fatto di recente, un testo di Charles Myers del 2016, che è Dentro i confini, Once Within a Borders. E poi lui dice proprio che il territorio è così costituito anche uno spazio identitario, uno spazio di appartenenza, il quale durante i primi tre quarti del XX secolo, a parte l'esperienza appunto della guerra o dell'immigrazione, si è inteso il proprio spazio decisionale e il proprio spazio identitario come congruenti. Quindi gli spazi che reclamavano la loro fedeltà organizzavano anche il loro lavoro, fornivano sicurezza e assicuravano la continuità familiare, se vogliamo. Oggi questi ambiti, ahimè, non coincidono più in modo così pervasivo, anzi si può dire proprio all'interno di questo sistema di transizione, lì dove lo spazio di identità e lo spazio decisionale sono completamente divisi. E quindi questo mi sembrava proprio, tra virgolette, interessante un po' per riassumere anche un po' quel concetto che lì, qual è quell'unità di misura quindi necessaria per cercare di creare quel mutualismo, quelle nuove alleanze. Questa era la riflessione. Io forse vorrei solo ringraziarvi più che altro per la bella occasione. Devo resistere alla tentazione di parlare di questioni di governo, ovviamente, che fra l'altro un pochettino sono le cose di cui mi occupo, perché non abbiamo il tempo. Però io sono abbastanza persuaso, lo dico ai dottorandi soprattutto, che riuscire a tenere insieme una riflessione di natura molto generale, anche abbastanza alta, con alcune prospettive operative è difficile, ma è molto molto prezioso. Quindi il lavoro che avete fatto a mio avviso è estremamente interessante. Voglio fare una micro battuta sulla città 15 minuti. A me la città 15 minuti come concetto può anche piacere. Prendo Milano, direi che c'è già. Se tu vai dentro la cerchia della 90 c'è già la città 15 minuti. Non c'è bisogno di fare niente. È già una città 15 minuti. Io che sono al bordo, sono al bordo di quella circolazione lì, io mi sento in una città 15 minuti. Se tu vai a Quarto Giaro, già no. Se tu vai nei comuni fuori, altro che 15 minuti. Cioè c'è un problema di infrastrutturazione potentissima per dare corpo a quella cosa lì, che ha tutti i problemi di governo che per esempio diceva Filippo. Finché non si risolvono, aggrediscono alcune di quelle questioni, hai voglia della città 15 minuti. Cioè vorrei anche qui smontare un po' qualche retorica. Detto questo, il principio è naturalmente più che giusto. Solo una battuta. Grazie a tutti e a tutte voi. Se mi consentite, vorrei dire una cosa che magari diciamo in qualche modo corregga forse un'impressione che ho dato prima, quando dicevo vabbè, ma il progetto diventa questa dimensione politica condivisa, eccetera. No, il progetto, come dice bene Stefano Munarin, è una precondizione fondamentale, un progetto, una linea di pianificazione, dei quadri che mettano in tensione le componenti che strutturano il territorio, l'uso dello spazio, l'organizzazione delle funzioni. Cioè è ovvio che è un'infrastruttura indispensabile in cui gli urbanisti, i pianificatori, gli architetti hanno grande competenza, e questa competenza oggi vede questo progetto come una pratica in grande transizione, una pratica che si appropria di nuovi saperi, di nuove tecniche, di nuove conduzioni di processi. Ovviamente
questo progetto è la nostra vita di studio, di formazione, di ricerca, è ovvio questo. Ora, la cosa che vorrei dire è che la città di 15 minuti, ha ragione Gabriele, di fatto le abbiamo. Cioè, la cosa che vorrei dire è che oggi questi grandi temi della trasformazione dello spazio contemporaneo non si giocano tanto nelle nostre città di 15 minuti che già di fatto esistono. Noi abbiamo dei grandi territori che fanno problema. Sono questi territori di un periurbano dove esistono, diciamo, avete visto quelle fotografie dall'aereo del mio territorio, esistono mosaici frammentati di spazi rurali costantemente a rischio sotto la pressione del dilagare di infrastrutture, di grandi piattaforme per la logistica, di aree produttive che si partono, che si ritraggono nel nostro territorio di un grande, potente fenomeno di abusivismo edilizio, di edilizia che dilaga senza una regola, senza una legge, eccetera. Ecco, lì oggi il progetto contemporaneo, il progetto dell'urbanistica deve intervenire. E per intervenire lì ovviamente non è sufficiente ricostruire dei quadri normativi, no? O ripristinare le regole. Lì si lavora con dei materiali che sono dei materiali innovativi, nuovi, diversi, che sono la capacità di indirizzare dei comportamenti, la capacità di costruire alleanze tra attori del cambiamento, che sono degli attori forti, importanti, la capacità di continuare ad ascoltare la voce di tutti, anche delle persone più deboli, ma anche la capacità di ampliare la gamma degli strumenti e dei materiali di un progetto contemporaneo, laddove appunto per esempio il tema dell'ecologia, il tema della continuità, il tema del trattamento di questi flussi metabolici del suolo e del territorio rappresentano delle questioni fondamentali. Cioè, rendetevi conto quanto è importante cambiare il paradigma della gestione del ciclo dei rifiuti o in generale dei sistemi di produzione, consumo e scarto all'interno dei nostri territori, come cercavo di far vedere all'interno del mio intervento. Probabilmente si fa urbanistica cambiando il modo di gestire il ciclo dei rifiuti, si fa rigenerazione del periurbano finalizzando in maniera diversa, per esempio, uno dei cicli dei rifiuti più importanti, anche più pesanti proprio in termini quantitativi, che è il flusso di demolizioni e ricostruzioni. E sapete che gestire quel tipo di flusso non significa soltanto capire bene come spostare o come separare i materiali in caso di demolizione, significa ripensare complessivamente, per esempio, la filiera della costruzione degli edifici, delle architetture urbane e civili. Quindi voglio dire, oggi ci sono degli spazi di lavoro, degli spazi di costruzione di competenza che sono di grandissima fertilità, di grandissimo interesse, e credo che su questo noi abbiamo la necessità di fare delle fortissime esplorazioni progettuali, e d'altra parte noi come universitari abbiamo la necessità di ricostruire, di riconfigurare gran parte dei nostri profili di formazione, laddove ruolo di urban designer, ruolo di architetto, ruolo di tecnologo, ruolo di paesaggista hanno profondamente cambiato il loro paradigma, il loro, diciamo, saperi di riferimento, le loro tecniche di base. Quindi queste sono questioni realmente molto, molto importanti. Io comunque vi ringrazio molto, perché credo che aver posto questo tema del territorio come risorsa, aver messo sul tappeto questo tema della infinita malleabilità di un territorio in trasformazione, che però deve essere orientato in una maniera sempre più rigorosa, proprio perché appunto è questo forse il progetto politico su cui si gioca gran parte del futuro della nostra convivenza, credo che sia stato un'operazione di grandissimo valore e interesse, e sono sicuro che i prossimi giorni costruiranno per voi dei riferimenti ancora più importanti. Vi ringrazio molto. Grazie professore. Lascio la parola adesso ad Alessia Francese per delle conclusioni. Bene,
Grazie mille, Luca. Forse però ho visto la mano alzata di Ilda Curti prima, non so se voleva... No? Ok, era solo un errore. Bene, ringraziandovi per aver partecipato e per il contributo che avete dato alle nostre ricerche, vorremmo concludere con una riflessione sulle parole, utilizzate durante le vostre presentazioni, i vostri interventi, che abbiamo un po' raccolto costruendo, come dire, una sorta di diagramma, di struttura che a volte è duale, a volte è oppositiva, su che cosa fa risorsa, che cosa può essere risorsa. Ad esempio mi sembrava interessante un rapporto un po' di contrasto tra il pluralismo della vita economica, no? Di cui parlava Filippo Barbera, versus invece il moltiplicare di Nancy enunciato da Pasqui, no? Diceva: il mondo ha perso la capacità di fare mondo, sembra essere solo in grado di moltiplicare. Quindi un elemento che sembra essere molto attuale, no? Del pluralismo, nella mia ricerca di dottorato ad esempio affronto il tema del pluralismo dei diritti, che quindi interpreto come elemento fortemente positivo, e invece il professor Pasqui mostra quanto questa capacità di moltiplicare significa anche di dividere, no? Quindi di molecolarizzare, che diventa poi un problema, no? Manca quella capacità del tenere insieme, sempre citando Nancy. Il ruolo del corpo, che è ritornato spesso negli interventi di Ilda Curti, del professore Russo, il corpo inteso come medium, come elemento che ci permette di passare, no? Di fare delle transizioni, associerei anche ad un'altra dimensione, che è quella della prossimità, quella di comunità, cioè cambiando la scala capiamo l'importanza del corpo come elemento che ci unisce, che unisce le persone alle cose, che unisce le persone tra di loro. Un altro argomento che mi sembra molto interessante, che è stato sollevato, è quello del pubblico. Pubblico inteso sia come dimensione pubblica che inteso come istituzione, no? Barbera parlava della necessità di recuperare o di istituire delle istituzioni intermedie, no? Di avere delle nuove metriche e quindi quanto possa essere importante la dimensione istituzionale e burocratica, così come anche un po' avevamo in nuce riconosciuta. E ce ne sarebbero altre, vorrei concludere con queste due sul tempo che sollevava nella domanda Simone Rusci, di tempi troppo lunghi, no? Del tempo, della risorsa, tempi troppo lunghi che quindi quasi non siamo più in grado di gestire, e usi temporanei, quindi un ritorno ad una dimensione che è molto piccola, molto frastagliata nel tempo, che ad esempio purtroppo non posso riportare la voce di tutte e quattro, riporto la voce delle mie ricerche, io chiamo nelle more della realizzazione di un progetto, no? Cioè in termini tecnici è le more di realizzazione, le more di attuazione, in questi tempi morti possiamo dire, prevediamo degli usi temporanei, però interpretarli ancora in questo senso, no? come tappabuco, no? di un processo che leggiamo come altro, è fortemente sminuente il progetto stesso. E vorrei chiudere con un sarebbe interessante anche continuare a ragionare sul tema della custodia, della cura. Ad esempio mi viene in mente la posizione di Settis sulla questione della cura del patrimonio e della custodia, ma mi sembrava giusto concludere con l'importanza della natura politica, no? Non solo della transizione ecologica, del valore ecologico, ma l'importanza proprio della politica intesa come prendere posizione in un discorso. Forse se abbiamo perso qualcosa, come anche il professore Pasqui ci ricordava nel Novecento, è proprio questa la natura politica, no? il posizionarsi nei confronti di determinati processi. E forse questo, a mio avviso, per le nostre ricerche è molto importante ed è anche, come dire, un atteggiamento che ci viene molto richiesto. Forse questo dovrebbe ritornare agli ambiti politici, no? Di politics propriamente detti. E con questo vorremmo salutarvi, vorremmo ringraziarvi e grazie mille. Se volete vi aspettiamo domani.
Grazie, grazie a voi per la bella occasione. Grazie ai Discuss, grazie a tutti. Grazie a voi. Bravi, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. A domani. Grazie a tutti. Volevamo solamente ricordare le due sessioni di domani. Sì. Giacomo, se puoi mettere la locandina. Sì. La prima domani mattina sarà la prima sessione sul progetto. Sì. Scusa, avevo il microfono spento. Se aspettiamo Giacomo un attimo con la locandina, così possono anche vederci. Forse in fondo. Torna qualche slide indietro, magari, perché. Okay. Eccola qui. Vi ricordiamo appunto gli appuntamenti, l'appuntamento per domani al mattino, la sessione progetto, in cui interverranno Paola Viganò, UAV ed EPFL di Losanna e Gunther, il professor Gunther Vogt dell'ETH di Zurigo. Saranno discussi con noi Aristide Athanasiadis dell'EPFL di Losanna e l'architetto Margherita Manfra del collettivo Orizzontale, insieme a Thomas Telmach, che è fondatore dello studio TSPA. Nel pomeriggio invece concluderemo la masterclass con la sessione sullo spazio, che ospiterà le lezioni del professor Miodrag Mitrasinovic della Parsons New School di New York, Arjan van Timmeren della TU di Delft e David Baxmuth della McGill University di Toronto. Questa sessione sarà animata insieme ai discussant Mathieu Berger, che è un sociologo della UCL di Bruxelles, Nikos Katsikis della TU Delft e Julie Maren dell'Università di Leuven. Vi ringraziamo tutti davvero per i vostri contributi generosi e per la passione che avete messo anche nella discussione insieme a noi. E grazie, vi aspettiamo domani. Grazie davvero, vi aspettiamo domani. Grazie mille. A domani. Buona serata a tutti. Arrivederci.